Allora, carissimi bimbi, carissimi ragazzi, giovanotti e signorine dell'Alberghiero e dell'Istituto Cuomo Milone, io vi do il benvenuto ai vostri docenti, alle vostre maestre, ai vostri dirigenti e vi ringrazio di cuore per aver accettato il nostro invito. Io mi sono dovuta fermare con gli inviti perché le scuole che hanno risposto sono state tantissime, però mi avevano detto che massimo potevamo ospitare 120 persone e quindi io molto diligentemente ho dovuto dire: mi dispiace ma dobbiamo chiudere con le iscrizioni all'evento. Oggi è una giornata particolarmente importante, non perché solo oggi noi decidiamo di amare la terra e di rispettarla, ma perché questa è la tappa conclusiva di un tour che è iniziato con i rappresentanti, con gli esponenti di questa associazione in Parco Ecosostenibile, un tour che è iniziato a febbraio e si è ripetuto anche quest'anno, così come abbiamo fatto l'anno scorso. È stato un tour a quello dell'anno scorso che ha visitato tantissime scuole dell'Agro Lucerino Sarnese e della Campania in genere. È un tour che ha dimostrato quanto anche le scuole abbiano a cuore le sorti della nostra amata terra. È vero che noi amiamo la nostra terra, è vero bimbi? E che cerchiamo di fare il possibile per non sciuparla, per non distruggerla. Voi dite: ma noi siamo piccoli, che possiamo fare? Ebbene, io dico che proprio da voi dobbiamo cominciare. Voi potete fare tantissimo per difendere la nostra terra. Poi il nostro amico Pino e il nostro amico presidente dell'associazione, Emilio, vi spiegherà meglio di me sicuramente come potremo fare tutti quanti insieme. Va bene? Allora, io prima di partire però devo salutare e ringraziare i nostri sponsor food, si dice. Chi sono questi sponsor food? Sono tutte quelle aziende che ci hanno dato una mano a realizzare questo importante evento. C'è sulla mia, La prima persona che vorrei ringraziare, ma la ringrazio dopo, è la preside di questa scuola, il dirigente scolastico Anna Califano, che molto affettuosamente e con grande entusiasmo ha accettato e ha risposto sì, ha accettato la nostra proposta e ha risposto sì, ok, potete venire nella nostra scuola a realizzare questa giornata. Quindi quando viene l'accoglieremo con un grande applauso e tutti insieme diremo grazie. Va bene ragazzi? Ok, e quando arriverà la ringrazieremo. Poi devo ringraziare, allora, Sponsor Food, pastificio Antonio Massa, tenuta Cavaliere Pepe, Cavalier Pepe, azienda vitivinicola Irpinia in Campania, la Carmela dei fratelli da Punti, Orto d'Oro, l'Alpega e l'IperG, che ci hanno offerto tante belle cose per poter poi passare una giornata tranquillamente. Ah, eccoli qua, va bene. Allora, un applauso a queste ditte che ci hanno aiutato, sperando che... Allora, io a questo punto passo la parola al signor Emilio Esposito, presidente dell'associazione Impatto Ecosostenibile Rifiuti Zero, che vi illustrerà, vi parlerà proprio della strategia, dei 10 punti della strategia Rifiuti Zero. Vero presidente? Allora, un applauso al nostro Emilio Esposito. Molti di voi lo conoscono già, perché le scuole che hanno partecipato alla giornata di oggi, almeno una buona parte delle scuole presenti, ha partecipato già. Va benissimo. La parola al presidente. Grazie. Allora, che è sempre di grandissimo aiuto, e con lei abbiamo condiviso l'organizzazione e la progettazione di questo evento, ma anche di altre
altre tappe, altri incontri che abbiamo fatto durante quest'anno. Allora, io presenterò la nostra associazione in breve, che cosa facciamo in genere e che cosa abbiamo fatto anche in questo 2016. Allora, quindi è a conclusione di un tour che è iniziato. Ah, ecco, allora mi blocco così facciamo fare il saluto alla preside, della professoressa Califano, che ringraziamo tantissimo per l'ospitalità di questa scuola. Buongiorno a tutti, che emozione vedervi qui. E allora, scusate se non sono venuta prima, ma gli impegni d'ufficio sono veramente gravosi, sempre, in questo periodo molto più. Io sono particolarmente felice, io amo tutti i ragazzi, però gli scolari delle scuole elementari stanno sempre qua. E veramente vi ringrazio della presenza, ringrazio i docenti accompagnatori e i presidi che mi hanno dato la possibilità di venire. Oggi è una giornata un po' particolare, aspettate un momento, ho fatto una corsa. E allora, ragazzi, un applauso alla presa. No, oggi per me è molto emozionante perché io sono preside da molti anni, siamo preside 10 anni, però io conservo sempre molto nel cuore l'essere docente, ci conosciamo già. Conservo nel cuore l'essere docente, non solo, ma oggi è proprio la mia giornata massima, perché io sono stata per 30 anni docente di scienze e io ancora 20 anni fa con i miei alunni riciclavo le lattine di pelati. Quindi ve lo portate a vedere qui. Nel 96-97 frequentavo già le formazioni di Comiego, Assovetro, Replastic, vi ricordate? Non ci saranno più la Replastic. 1994, io già andavo ai 3 giorni a Salerno della Comiego, quindi ho sempre sentito forte fare la docente di matematica e scienze, ma è interessante di salute, ambiente, alimentazione, ma l'alimentazione mi ha portato qua. Ecco qua, mi ha sempre emozionato molto, perché i ragazzi li tiravo con me con questi piaceri dell'andare dentro, cioè per dire che gli snack della colazione che non andavano bene, noi dicevamo il tribunale agli snack, io dicevo che le nonne devono fare le torte, la mattina si deve sentire la bracciola e si deve unire il profumo della torta al forno, poi la torta non viene a dare in famiglia, però la famiglia deve dire a che attenzione c'ha la mamma o la nonna. Profumo, bisogna tornare alle emozioni di un tempo. Ah, cosa barile, tutta là, freddo, dici niente, c'è la torta tiepida, come l'ho visto fare qui adesso oggi. Niente, il discorso rifiuti. Io mi sono trovata una cosa, ma l'ho dimenticato, però qualcosa ricorda ancora. Allora, noi abbiamo i rifiuti che ci stanno arrivando al naso. Metà di questi rifiuti sono i rifiuti urbani. I rifiuti urbani sono i rifiuti delle famiglie. Noi perché siamo qui oggi? Per capire, meno rifiuti, più riciclo, più attenzione e rifiuti come risorsa. Adesso ci sarà tutta una carrellata, io non vi ho presentato, perché, signore Fosco, signor Emilio, vi siete già presentati, eh? Ah, signora Picella. Noi siamo già amiche, ci vediamo, mangiamo insieme. Questo discorso, facciamo questa ancora, no, però una volta non c'era, c'era molto di più, facciamo tutta la settimana della cultura, adesso se non volete noi come associazioni che coinvolgete la Nocera per contaminazione del territorio, non si vuole niente, quindi io già l'anno scorso di più, è vero, quest'anno poi c'è stato il concreto e quindi ho dato conferma di questa cosa qui, perché la sento proprio importante. Io dico sempre ai ragazzi, lo dicevo sempre, che per diventare grandi bisogna incominciare.
cominciare da bambino, e bisogna cominciare da qui. Tutti i problemi che abbiamo da adulti dobbiamo andare indietro e andare a cominciare. Quindi l'educazione all'affettività, l'educazione alla gentilezza, l'educazione al garbo, l'educazione al, come dire, al rispetto del compagno a fianco. Se no poi più là abbiamo il pulito, esatto, la di più. Quindi già da piccolo bisogna incominciare. Però bisogna incominciare con delle cose vicine, delle cose proprio sul vero, sul concreto, ambiente. Sì, certo. Io a proposito di questo voglio dire una cosa, io personalmente con Bambino e tutta l'associazione, ma anche Virginia, condividiamo un assunto su questo un poco diverso, cioè un cambiamento di paradigma. Noi diciamo sempre a loro, specie dell'elementare, che sono il futuro, noi diciamo invece loro sono il presente, e se oggi non iniziano già ad interessarsi di questo non lo potranno fare in futuro. Allora, grazie, e come ho detto prima, non finiremo mai di ringraziare le due preside, quindi la professoressa Califano e la professoressa Villani, che sono effettivamente parte attiva, non è che ovviamente la professoressa Villani ancora di più perché è nel direttivo dell'associazione, ma anche la professoressa Califano nei suoi trascorsi, come ci ha raccontato, ovviamente diventa parte attiva ogni giorno praticamente. Allora, parlavamo del nostro cammino durante questo anno che è iniziato appunto ad Aversa. Siamo stati ad Aversa e siamo stati in questo luogo dove si è parlato sempre dei 10 passi di Turizè. Abbiamo avuto un responsabile locale, un ingegnere che ci ha seguito, e poi siamo andati, non la vedo qua, forse ho saltato la locandina, sì, in fretta e furia, sì, si commettono degli sopracciuoli, ma c'era un'altra locandina di un altro importante evento che abbiamo fatto a Maiori. Abbiamo parlato di un altro tema della sostenibilità, che però rappresenta per noi un cancro della nostra società, una cosa bruttissima. Cioè l'inquinamento, voi ne avete sicuramente sentito parlare, qualcuno l'ha studiato anche sui libri, parliamo dell'inquinamento da parte dei diserbanti, cioè queste sostanze che vengono utilizzate in agricoltura per togliere le erbe cattive, ma che poi compromettono tutto il terreno, i raccolti, e vanno a finire nella catena alimentare. Quindi noi mangiamo spesso delle cose che ci dicono essere buone, salubri e di qualità, ma in effetti sono già contaminate all'origine. Poi questo tour di quest'anno è continuato andando a Santa Maria Pico. Santa Maria Pico rappresenta uno dei comuni, siamo stati con dei ragazzi di istituti superiori, e quindi abbiamo visto insieme, che poi magari un giorno potremo rivedere insieme anche qui, il film Threshed. È un film che parla appunto dei rifiuti, e con un attore molto importante che è Jeremy Irons, e tra l'altro noi abbiamo messo il sottotitolo Non bruciamoci il futuro, che poi è il titolo di un famoso libro di Rossano Ercolini, che è il presidente della rete Rifiuti Zero in Europa. Poi siamo stati ad Angri il 12 marzo, e ad Angri abbiamo ancora in corso un dibattimento con l'amministrazione locale, che voleva intraprendere il percorso su Rifiuti Zero, ma poi si tirano indietro perché noi purtroppo constatiamo che spesso manca il coraggio di fare determinate scelte. Ad ottobre invece abbiamo fatto alcune tappe con la precisione 5 con Paul Comment. Paul Comment è Sappino che sta facendo come Paul Dicino, anziché
mettere le briciole di pane, sta lasciando i mandarini e le foglie a terra, perché voi sapete che, poi ce lo dirà meglio lui, in natura i rifiuti non esistono. Questo ve l'hanno detto che i rifiuti non esistono in natura? Ve l'hanno detto? Quindi ditelo a tutti quanti, ai vostri genitori, agli amici, ai parenti, agli zii, se noi facessimo tutto quello che fa la natura, noi non avremmo il problema dei rifiuti. E questo lo diciamo con questo professore che si chiama Paul Cornett, che viene dall'America, ogni anno viene qua, sono ormai 25 anni che lui, nostra fortuna, noi abitiamo e quindi insistiamo su un territorio, insomma, di una straordinaria importanza culturale, storica e paesaggistica, quindi penso che sia importante ogni tanto staccarsi dai banchi di scuola e fare cultura comunque in maniera proprio reale. Certo. Allora, l'anno scorso, che è stata la settima edizione del tour, abbiamo fatto una cosa che non ripeteremo mai più. Cioè, praticamente in 12 giorni abbiamo fatto 24 tappe come questa, tra la scuola, comuni e teatro, in 12 giorni. Siamo partiti il 9 di dicembre e abbiamo terminato il 20, l'ultima tappa è stata a Battipaglia, mentre noi salivamo e scendevamo dall'aula del comune di Battipaglia, c'era la neve che scendeva, e i mercatini di Natale, insomma, era un po' fuori contesto, anche se, come dite, parlare di ambiente, di ecologia, di buone pratiche lo si può fare sempre, tant'è vero che noi quest'anno lo condivideremo, abbiamo fatto un albero di Natale, un disegno, un albero di Natale dove c'è scritto tutto quello che si può recuperare, quello che si deve buttare, scartare e come comportarsi anche durante le feste. Sia... Abbiamo saputo che nel comune di Sarno volevano costruire un inceneritore per i rifiuti, per fare compostaggio, ma comunque era una cosa abbastanza pericolosa. Noi come cittadini ci siamo mossi subito, ci siamo un pochino spaventati, anche perché questo impianto di compostaggio doveva sorgere a poche centinaia di metri dalla mia scuola, cioè da una scuola, quella dei ragazzi di Masseria, a poche centinaia di metri dall'ospedale. E vi devo dire la verità, i cittadini di Sarno si erano un po' arresi, avevano detto: preside, ma noi che ci possiamo fare? Tanto qua ormai l'hanno già deciso. Allora io mi sono rivolta a Pino, a Picella, a Emilio, a questa associazione che tiene a cuore il territorio e l'ambiente. E che cosa abbiamo fatto? Abbiamo invitato Paul Cornett, quel signore che vi ha fatto vedere prima, che si interessa di ambiente. L'abbiamo portato a Sarno, questo signore ha detto chiaramente: questo impianto non si deve fare, è pericoloso. Abbiamo organizzato una bella battaglia, una bella lotta, ma mica a combattere con i bastoni, a combattere con la penna, perché la penna e la matita sono le armi più potenti che noi abbiamo. Va bene? E quindi che cosa è successo? Che il sindaco di Sarno, è vero? Il sindaco di Sarno ha ritirato questa delibera, ha detto: visto che i cittadini di Sarno non lo vogliono fare questo impianto, noi li ascoltiamo. E quindi questo impianto sul territorio di Sarno non si farà più. Che significa che i cittadini, e voi siete i cittadini, non noi, noi già siamo vecchiarelli, quelli che si devono impegnare per salvare il loro territorio, ragazzi miei, dovete essere voi. Quando vedete qualcosa che non funziona, non fatevi fatti vostri, è importante questo. Quindi vi dico, vi voglio far capire che quando il cittadino prende coscienza del problema e interviene, il problema si può risolvere. Comuni di Cava dei Tirreni, comuni di Mondragone, comuni di Santa Maria Pinto, ci sarà qualcuno da Baronista, eccetera, eccetera, e grazie all'incontro con noi si sono fatti capaci di intraprendere questa strada. Significa, in breve, voi sapete che oggi noi andiamo a comprare
prodotti nei supermercati, nei negozi, eccetera, eccetera, che hanno degli incartamenti, dei cartoni, vengono progettati in una determinata maniera. Qui facciamo degli scarti, abbiamo dei rifiuti. C'è un consumo che si chiama lineare, cioè il prodotto con l'industria nasce, viene utilizzato, quindi c'è un ciclo di vita, e muore e c'è il rifiuto. Quindi è tutto lineare, si parte e si finisce. Invece economia circolare, che cosa significa? Che noi facciamo un po', come ho detto prima, la natura, mettiamo tutto in circolo. Allora, dicevo, quindi lui è maestro di scuole elementari e questa attività di conto l'ha iniziata negli anni 90, quindi parliamo di circa 30 anni, e lui è stato chiamato da un sacco di gente, regione, di comuni, nazione, eccetera, eccetera, poteva fare altro, poteva ricevere degli incarichi. Lui oggi non è ancora il maestro delle scuole elementari. Perché secondo lui la cosa importante è che un cittadino comune può arrivare, condividendo con gli altri cittadini comuni, a cambiare le cose, a cambiare realmente le cose. Infatti è stata fatta una proposta che è stata accolta dalla Commissione europea, che si chiama responsabilità estesa. Invece hanno una possibilità di separare. Hanno creato anni fa un organismo che è costituito da semplici cittadini, molti sono di questa nostra rete che si chiama Zero, e con dei amministratori e dei docenti. Passo la parola al nostro amico Pino, che come vedete è un poco distratto, camminando ha lasciato cadere le pucce. Quanto siete brutti! Ma di che sei bello tu? Hai raggiunto poco brutto. Allora, io sono qua per un dimostrativo, perché parlare con voi di slide, perché penso che ne abbiamo visto abbastanza, di sinceramente di scorcere con gli slide. Però guardate, questo qua l'ho trovato per strada. Che cos'è? È chiaro? È chiaro pure per voi? Che cos'è? No, questo è un classico busto che trovate a casa vostra, che mamma ha, voi stessi, pigliate e buttate le cose dentro. Tu lo fai qualche volta. E cosa fate voi? Che fate? Ora loro fanno una raccolta differenziata. Chi è che fa la raccolta differenziata? Ma ci sbagliate scuola. Perché fate la raccolta differenziata? Perché la prima la volta. Prima parla e poi mi dice di no. Dimmi, perché facciamo la raccolta differenziata? Motivo pragmatico come delle donne. Noi facciamo la raccolta differenziata se non mi lasciano il sacchetto davanti alla porta. A chi non va a fare questa stazione? Hai ragione. Perché non se la prendono? Chi lo sa? Ma la risposta è seria, sono bravissima, concreta e sincera, ti faccio i complimenti. C'è questa città, c'è una che fa i sciabbi. No, non voglio fidanzare con te. Sono sposato, ho 4 figli. Quindi non se la pigli, non perché papà di terzista sia mamma, perché se non sei la busta adatta. Che la devono riciclare. Ah, già interessante questa cosa. Sì, in qualche modo. Allora, vieni un attimo. Perché io? E che ci chiamate a te? Vieni, non fuce, no, va bene, vieni, piano. 4, 3, va bene, sei tutti, ok. Questo abbiamo scritto tutte e tre le 4 lingue, io solo 4 lingue conosco. A
Amumez, Ostat, Ascivez e poi l'italiano correggiuto il rifiuto. Va bene? Ok, tu me la apri cortesemente. Sta attento, non so che c'è dentro, e sta uscito un su sul volto. Allora, mentre il fortuno della situazione ci apre la busta, vi voglio aiutare e mi aiutate, ascoltami, mi dovete aiutare a capire una cosa che è fondamentale per il processo di qualcosa che sta funzionando, inizia la busta, il serulottatore di tubo. Calma, ti do una mano. Guarda, noi dobbiamo con la ecco per esempio, vedete? Alzate a te. Non c'è bisogno di fare le cose da soli. Siamo tanti, quindi ci possiamo aiutare. Se non ci riesci, basta che mi dici, senti Pino, non vorrei perché non sarà. Dopo un po' tu mi ci assurano, non la vediamo a ti a fare dolce, vai a scuola senza cattivo odore. Ti posso aiutare, se non ci andiamo in più, non vuole fare. Vabbè, lui si è accanito proprio, capito? Cioè, ci può ancora fare se non dà la lato. Ci riesci? Ma se non ci riesci, ci proviamo insieme. No, vedete, però questo è fondamentale. Noi così siamo fatti. Voi pensate che i grandi sono diversi? No, sono tali quadri, sono tali a noi. Perdonami se faccio l'esempio, però vedete, riflettiamo un attimo. Secondo voi, ma non ti voglio offendere, lo faccio pure io, lo fa pure il professore, la maestra, lo facciamo tutti, è vero o no? Siamo profondamente schifosamente orgogliosi. E non è positivo, perché ci ha fatto perdere tempo, mi sta stata a busto. Invece se lui diceva non fa niente, forse ho sbagliato, proviamoci insieme. Capite il significato? Ti do un'altra vita. Se facciamo le cose insieme, perdiamo meno tempo, ci organizziamo meglio e magari non che non sbagliamo, perché siamo esseri umani, ma sbagliamo un, due volte, caso 50 anni che sbagliamo, 50 anni. Ma andiamo al sodo. Questa che cos'era? Una busta della ogni e vuole va bene lo stesso con la delicatezza perché non so che cosa c'è dentro, non ti fa male se stava con un solo cilindro, se sta male e prendi una cosa, una, benissimo, falla vedere, alza, alza, che cos'è? Ok, fermati, ci dà. Quella è una bottiglia di... Questo invece che cos'è? Amumez. Tu mi puoi prendere un'altra cosa, per favore? Bene, che cos'è? È una scatola di fasuli. Adix. Ok, quindi questa è una scatola. Me lo metti? Ok. Invece questa è... Amumez. Vedi, vedi un altro per favore? Vabbè, pronto, 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 pronto. Che cos'è? Ok, il contenitore si va giù, giusto, giusto, ok, quindi me la puoi girare sopra, grazie, e va pure lui sulla scrivania, ma qua rimane sempre la lunghezza. Ora io per li prendo io. Che cos'è questo, ragazzi? Contenitore invece a provare a mettere la scuola. Che se sembra un mezzo. Che cos'è questo? Un attore rapido. E lo metti da sopra. Che cos'è questo? La scatola del museo perfetto. E chi sa la mia parola? No, no, chi sta giù da su? Che cos'è questo?
prendi il film, mi raccomando. Giustamente, troppo mangiato. Caina ci fai capire perché ho quasi non riuscito a tirare il clacchetto se non si chiama pure ne, noi abbiamo feste e non può riuscire e che cazzo, scusate, è scappato, scusate, non tutta la mamma che l'ho detto, vabbè, questa si vede nel medicine perché probabilmente deve andare a fare lì, penso. Oh, che cos'era questa? Mi è rimasta solo la busta. Che cos'è? Scusa, aspetti, togli un attimo il cartello, torna, lascia. Oh, che cos'è questo? Volete? La carta. La carta. Mettila là sopra. Adesso questa è la prossima. Adesso non danno un mezzo. No? No? Non sta qua. Qua ci sta la busta. La carta, la stoffa, la latta, la latta, la metto qua, così, facciamo ordine, ok, andate a sedere, okay. Poi vi chiamo, fate l'applauso alle mie valente, Cicina, Cicina, Topolina e Mimmi. Questo, guarda, allora, fin quando stanno tutti insieme, in una busta messa vicino a un marciapiede è monnezza. Ma se prendete la stessa busta, prendete materiali di posto consumo, guardate quando sono belli. Quelli sono, guardate perché dico guardate con attenzione, perché quelli là, signori miei, quelli là, signori miei, mi ascolto, quelli là sono soldi. Vuoi da Catabria stesso? Vuoi da Catabria ci metto? Sacciati, ma staccato una roba di taccia a caso. Ma c'è un'altra cosa che quando buttiamo a terra lo mettiamo nei sacchetti che abbiamo ritto. Guardate che monesca. Ma io si può tagliarli. Sono stato io, però nessuno me l'ha detto. Se una persona che fa un'azione del genere, che butta qualcosa a terra e sporca là dove siete, richiamatelo, insegnatelo, richiamatelo, non fatelo, non lasciamo che le cose accadano, ok? Allora, tu, no, te non sei qua, e tu, raccoglietemi tutte le a terra, no, sono un pulce. Allora, io una domanda, ma il tech non c'è perché mi offre come. Allora, abbiamo visto in questa fase, ragazzi, cosa fondamentale, ascoltatemi, io vi invito sempre a guardare, sì, potete vedere tranquillamente tutta, guarda solo abusato il computer, ragazzi. Quelli che stanno sopra quel tavolo sono il nostro presente, cioè oggi sono così. Io vado veloce veloce perché mi scoccio, perché hanno fatto tanti di quelle strade che mi scoccio di farmi lì, mio, è grafato. Però poi ci ritorno. No, no, vicino. Eccola qua, eccola qua, eccola qua, guardate. Però meglio ho preso un esempio. Ma questo esempio va tutti. Guardate le lattine. Chi sa leggere? Da 800 lattine si ricava una bicicletta come questa. E una a foto. Tutto di luce. Cioè, immaginate a casa vostra quante scatole di bisetti. Quante scatole di fagioli, quante scatole di frutta, quante brutte scatole di Coca-Cola, di aranciata, asprite,
Hai bevuto la Spite? La Sprite! C'è il traccio in inglese. L'acqua atomica che si... Immaginate quante lattine sopra una cena. Provate a immaginarlo, immagino. Gioca di fantasia. Quante lattine oggi in tutti i bar di Nocera, in tutti i ristoranti, in tutte le case. Quante biciclette, signor, non comiamo la bicicletta. Quante caffettiere, se ci ne vogliono solo 37. 37. E secondo me non vale 37 fatto a 2 milioni. E voi le lattine oggi, grazie alla raccolta differenziata, le lattine vengono trasformate da qualcosa che era un rifiuto, diventa questo. Oggi già succede. E allora mica con la plastica avete presente della Nazionale, del Napoli, della Juventus, del Milan, dell'Inter, avete presente le magliette dei giocatori? E vediamo chi mi sa rispondere. Con che materiale viene fatto? Alzati i piedi, questi quanti fatti che ci riuscirà a portare, però ti ho guadagnato un punto. Perché alza, devo dove è qua un naso? Quindi la maschera di Cina. Oh, vedi che ti sei qua, mi sono giunto. Con la conquista. Vogliono a fare una discina forse, ma non mi ricordo di nulla. Ci fai la maglietta e poi tu c'è sopra il cielo con questa. Allora che cosa dobbiamo cambiare proprio da questo? Che dobbiamo cambiare? Chi sei stato meglio e chi vuoi fare amici? Cosa deve cambiare? Deve cambiare il ragionamento di rifiuto. Cioè il rifiuto, ragazzi, è un lavoro psicologico. Io ti rifiuto. Se guardate così ti rifiuto. Io dobbiamo guardare così, capito? Vuol dire ti rifiuto. Non puoi dirmi sta insieme, ma vuol dire rifiuto. È un concetto psicologico, rifiuto. Non esiste! Capito? Non esiste! Quando dice mamma il tavolo ne sma è sbagliato, io faccio sempre a miei figli mio. Non può dire una cosa che si può correggere. Dobbiamo metterci una testone, è inutile che stai scrivendo un fidanzato del giurista. Ecco, io scendo un fidanzato tuo, il proprietario dal capo, non mi puoi rifiutare perché il rifiuto non esiste. Il rifiuto non esiste. Ce l'hanno insegnato per anni. Prima non c'era, quando i nonni nostri lavoravano la terra, ma è cambiato, giusto, si evolve, l'uomo diventa qualcos'altro, è importante, lo faccio vedere che diventa l'uomo. Non c'è più, tutto quello che si faceva in campagna ritornava a chi? A chi ritornava quello che si faceva una volta in campagna? Alla terra, tutto ciò che si produceva andava di nuovo alla, invece no, con le mani, e non c'è problema più. E la terra si impoverisce. E quando si impoverisce la terra, lo sapete cosa diventa? Chi lo sa? Sì e no. Se si impoverisce la terra, cosa diventa? Inquinata. Vicino, ma la parola troviamo è infertile, ci sei molto vicina, un deserto. E ci capite che al caso se non rispondiamo a te, a di più non c'è il primo saggio, un deserto è incoltivabile, è come un deserto. Per questo noi, quelle gocce che io ho buttato a terra, qua ci può crescere, si è aggiunta il caso. No, dove li devo buttare? Nel terreno, è questo,
rifiuto, quel rifiuto che va messo, no? Il suo microfono attento. Chiamatemi un tecnico. Tecnico! Quanti si chiama? Guardia! La facciamo un primo tu! Aspetta a me, lo facciamo tutti insieme! Insieme! Imparate bene queste parole, le cose fatte insieme, vengono meglio! Diamoci insieme! A mio tre, tutti quanti, tecnico, ok? Uno, due, tre! Ok, speriamo che già sia tutto. Allora dicevo, l'unico elemento di posto consumo, di risorsa seconda, chiamandolo come rifiuto, ma non chiamandolo più rifiuto, ok? Che va tolto da quelli, è questo, l'umido, la parte che contiene sostanze nutritive per l'intervento. L'unica cosa che basta, metto qua raga, purtroppo il microfono mi costringe, è l'unica cosa che dobbiamo togliere da quegli altri prodotti di, chi se ricorda? No! Non è più un rifiuto, è una risorsa! Albertini in questo caso, loro negli ultimi 20 anni hanno dato per scontato alcuni gesti, alcune procedure e quindi anche sbagliando andavano avanti in questo modo. Il medico che va a farsi l'analisi, è la stessa cosa, noi analizziamo, voi dovete analizzare i dati. Quando entriamo in un albergo formiamo il personale, cioè diciamo da oggi si applica questo sistema. Questo sistema viene applicato nelle cucine, viene applicato ai piani, viene applicato nella ricezione, viene applicato all'interno dell'albergo. E noi dobbiamo andare avanti, perché questo è l'obiettivo che ci poniamo da oggi fino ai prossimi 3 anni. Una volta formato in prima battuta il personale, un elemento fondamentale, poi andiamo sul pratico, i primi passi sono anche quelli più difficili, perché cambiare anche, faccio l'esempio della bustina di zucchero monodose, cambiare, che può sembrare una cosa sciocca all'interno di un albergo che magari gestisce 70.000 presenze l'anno, può essere difficile. Quindi tutti questi passaggi devono essere concordati con l'imprenditore che gestisce l'albergo, ma anche con il personale, perché il personale, vi assicuro, i primi giorni quando uno visita l'albergo ti vede come un anziano, come una persona strana, diciamo, questo vuole cambiare all'interno dell'albergo alcuni passaggi che per noi fino ad oggi sono andati bene. E vi assicuro, ogni passaggio che viene intrapreso all'interno dell'albergo porta un'economicità per l'imprenditore, porta una qualità superiore all'interno dell'albergo, perché noi pensiamo che il turista che visiti un albergo non abbia una percezione totale dell'albergo. Andiamo avanti, questo diciamo è da quando siamo iniziati. Addirittura nella foto centrale siamo stati a San Sebastian, al Basque Culinary Center, che è uno dei centri più importanti al mondo di formazione, e la signora al centro è la ristoratrice, la prima ristoratrice al mondo, e lo chef Grassotello lo conoscete tutti, è Gennarino Esposito di Liche Quenze. Perché anche là ci hanno chiesto di intervenire, perché un po' in giro per il mondo ormai il futuro si rendono conto che sia i turisti e non solo, nei prossimi 10 anni sceglieranno città sostenibili ma anche alberghi e ristoranti sostenibili, ma non come dicevo in un altro convegno, dei ristoranti o degli alberghi sostenibili che espongono all'ingresso stelle, stelline, marche e marchette. Questo l'imprenditore non lo vuole più, eppure il turista, perché se noi formiamo i prossimi cittadini o i turisti che partecipano a queste iniziative, si renderanno conto della differenza che c'è tra un albergo che applica realmente alcuni sistemi ed alberghi che hanno magari solo il marchio e la stella. Andiamo avanti, questi sono gli alberghi di Sorrento che hanno aderito a questa strategia,
c'è il primo albergo in Italia di Friuli Zero che è Conca Parte, c'è l'albergo Hilton, il secondo albergo che è aderito, che nei mesi di luglio e agosto mediamente ogni giorno mediamente c'ha 1000 persone di presenza, 240 persone di personale. Quindi fate conto come gestire un comune, ma molto più difficile, perché un comune ha una produzione di rifiuti standard, bene o male, oppure nei comuni turistici come il Sorrento c'è un picco del 30-40% in più, ma a Hilton magari ci sono giorni dove ci sono 1000 presenze e magari il giorno successivo ci sono solo 200 presenze. Andiamo avanti, la raccolta differenziata media, l'abbiamo detto prima, che un albergo deve ottenere, e soprattutto un altro elemento importante che impatta sul discorso generale è anche il consumo idrico e il consumo energetico. Io parlo del grande reflo del turismo sostenibile, perché tutti ne parlano, tutti si organizzano magari convegni, se ne parla tantissimo, però in concreto poi si fa ben poco. E questo è collegato a quello che dicevo prima, Stelle, Marchi e Marchetti. Io sono stato 2 mesi fa a Valdoniglia ad un convegno. La regione, per farvi capire il business che c'è dietro, e poi magari non si fa proprio niente, la regione mi ha stanziato 700.000 euro per certificare in 5 anni aperti ristoranti e rifugi. E abbiamo visto all'interno di questo calderone ristoranti, bar, alberghi a 2 stelle, a 5 stelle, tutti quanti con la stessa tipologia e gli stessi criteri. Io dissi a questo convegno: è cosa ben diversa un ristorante, è cosa ben diversa un albergo, è cosa ben diversa lo stesso albergo, perché c'è un albergo che magari fa mezza pensione, un albergo che fa pensione completa, un albergo che magari fa i matrimoni, un albergo che gestisce il catering. Quindi all'interno dello stesso albergo ci sono tipologie e gestione dei rifiuti e non solo, differenti. Possiamo, questa è una domanda, possiamo cambiare rotta? Abbiamo dimostrato prima che questi 6 alberghi, poi negli ultimi giorni altri 3 che aderiscono a questa strategia, sì, si può cambiare la rotta. Vi siete mai chiesti se tutto quello che vi viene detto, cioè voi entrate, la maggior parte chi viaggia entra negli alberghi, voi dovete percepire realmente, non guardare solo la stella, siamo sostenibili, ma percepite realmente, già dalla prima formazione, se l'albergo realmente è sostenibile o meno. Se un albergo è sostenibile e la prima colazione eventualmente viene fatta ancora con il monouso, oppure troviamo ancora bottiglie di plastica, certo è solo di facciata sostenibile. E se un albergo non è attento alla sostenibilità, né a tavola, non sarà nemmeno sostenibile nelle camere, non avranno nemmeno i turisti inglesi, tedeschi, americani, che hanno una percezione rispetto a noi superiore, quindi la qualità stessa dell'albergo scende. Questo è quello che vi dicevo prima, questi 700.000 euro che vi dicevo prima stanziati e buttati nella spazzatura, come ci vuole, facendo un progetto che è servito a pochissime persone che hanno partecipato a questo progetto, ma in realtà alla platea, ai cittadini, agli albergatori stessi, perché la colpa a volte è pure degli albergatori, perché loro magari la cosa più importante per loro è mettere questa etichetta e poi dietro non c'è niente. Quindi perciò è il grande prezzo. Andiamo avanti. E il cambiamento. Gli attori principali e fondamentali, ne ho indicati 4. Sono gli imprenditori, perché gli imprenditori, gli albergatori devono credere a questo cambio, a questo turismo green reale, le aziende, l'azienda è un altro elemento fondamentale. Vi faccio un esempio semplice. Se dopo che si progetta modello più di zero, l'imprenditore fa un incontro con tutti i fornitori, incontriamo il fornitore delle mozzarelle che entra ogni mattina e ci porta 10-15 kg di mozzarella con le buste di plastica. Noi gli diciamo da domani mattina non utilizzare più buste di plastica, ci porti la busta di tela che verrai nel tuo lavaggio. Cosa cambia? È il gesto, è il significato che tu dai all'imprenditore, al tuo fornitore, in questo caso risparmiando 500 buste
che poi vengono buttate nella spazzatura, ma il segnale tu le devi dare. La stessa operazione verrà fatta con tutti gli altri fornitori. Quindi noi ci mettiamo in gioco, anche voi vi dovete mettere in gioco, perché se no io vado, come vi faccio vedere dopo, andremo a prendere prodotti dall'altra parte, andremo a comprare da altre aziende che sono realmente sostenibili. L'altro elemento fondamentale sono le amministrazioni. Perché sono le amministrazioni? Perché il comune di Sorrento, dopo 3 anni di lotte, ha premiato questi alberghi. Siete green, rispettate questi parametri, vi do 12.000 euro di sconto in tariffa. Quindi l'imprenditore viene stimolato, oltre dalle amministrazioni, successivamente con il risparmio economico, anche dei turisti. Perché 15 giorni fa il tour operator, uno dei tour operator più importanti, da TUI Thomson, ha premiato il Coca Park come albergo sostenibile in Europa, il primo in Europa. Questo con i report che danno gli stessi turisti. Quindi questo è l'elemento fondamentale, è quello che io dicevo da 5 anni, è il turista stesso che premia gli sforzi dell'albergo. Quindi l'albergo ha la scontistica da parte dell'amministrazione comunale, ha un colloquio diretto con le aziende, quindi inizia a partecipare con l'azienda, con i turisti che sono contenti, e a parità di condizioni sceglieranno nel 75% dei casi alberghi realmente sostenibili. Andiamo avanti. Questa è più la norma e le norme che sono ormai superate. Perché dicevo il grande blef della raccolta differenziata? Perché il primo obiettivo, come i primi 6 mesi, perché assolutamente gli eventi sono aperti mediamente 6-7 mesi, il primo obiettivo è quello della raccolta differenziata. Però non ci dobbiamo fermare alla raccolta differenziata, se no è un blef, perché negli anni successivi non dobbiamo ridurre i rifiuti. E questo è il beneficio maggiore per i comuni e per lo stesso imprenditore. Riduci i rifiuti, hai una marginalità scontistica da parte del comune e risparmi nell'approvvigionamento dei materiali. Una cosa importante è anche il personale. In tutti gli alberghi che hanno aderito la risposta del personale è stata eccezionale. Vogliono partecipare, danno informazioni, danno dei consigli e soprattutto partecipano attivamente durante l'anno. Ecco qua, questi erano alcuni esempi per la raccolta differenziata di quello che pagava prima, abbiamo detto però voglio andare avanti. Un elemento fondamentale da prendere in considerazione quando vengono fatte le misurazioni, faccio un esempio di un albergo in Belen che si trova al centro di Sorrento. Dalle pesature, se noi mediamente sappiamo che in un albergo ogni cliente consuma ogni giorno 130 grammi di vetro, se in quell'albergo, nel caso nostro il Bel Air, ne consumava, faccio un esempio, 200, vuol dire che la maggior parte dei turisti portavano bottiglie dall'esterno. Portare bottiglie dall'esterno per l'imprenditore è solo un costo, cioè andavano fuori a comprare bottiglie di vino, bottiglie di Coca-Cola, eccetera, le portavano all'interno, per l'imprenditore è solo un costo. Allora l'imprenditore, una volta che sa che per lui è solo un costo, perché la sera comprano il vino, bevono fuori la terrazza, lo mettono nel cassonetto dei rifiuti. Per l'imprenditore è solo un costo, perché la signora la mattina deve prendere la bottiglia, la deve portare nel cassonetto fuori e il comune ti farà pagare di più perché c'è un piso maggiore. Secondo voi l'imprenditore cosa deve fare per bloccare questo sistema? Deve fare in modo che la sera organizzi qualche evento in cui con prodotti tipici locali, dove ci sia anche un buon bicchiere di vino. Facendo così, quindi facendo programmazione, l'imprenditore evita il problema che c'è da prima e aumenta gli introiti sui interni. Perciò è importante verificare tutti i vari processi. Vi ho fatto l'esempio del vetro, ma potremmo fare anche l'esempio dell'umido. Se l'umido a persone è superiore a determinati stati, vuol dire che qualcosa che non vale. O lo chef consuma di più, oppure il menù stesso non è stato organizzato in maniera ottimale. Perché guardate, a volte per diminuire la quantità di rifiuti, soprattutto in estate, basta cambiare il menù. Vi faccio l'esempio
delle cucce di melone. Se voi cambiate il menù due volte a settimana invece di utilizzare il melone tutti i giorni, pensate alla quantità e il peso che ha una cuccia di melone che fa tanto. Questi sono altri esempi, andiamo avanti. Poi io vorrei, prima della camera sostenibile, vorrei parlare della colazione sostenibile. I turisti la prima cosa che vedono nelle recensioni è proprio la qualità della prima colazione. Se adesso passate, se state ultimamente in qualche albergo, le prime colazioni come ad oggi sono tutte monodose, cioè troverete la monodose di marmellata, troverete ancora le bustine di zucchero e non le dispense, troverete ancora cornetti nelle buste, troverete ancora bottiglie di plastica, e quindi troverete un eco incredibile nella prima colazione. Cosa deve essere fatto in cui parto nella prima colazione? Come vi ho detto prima, il primo passaggio che è stato fatto in questa albergo è di passare al dispenser. Già quando siamo passati al dispenser c'è stato qualcuno che dice: guarda, questi dispenser non sono a norma, perché possono essere utilizzati solo le bustine di zucchero. Non è vero, i dispenser sono a norma. Gli unici dispenser che non sono a norma, vengono chiamati così, sono quelli là aperti, li utilizzano il cucchiaio. Questi qua sono a norma. Pensate che una medio, passando da un dispenser come questo all'utilizzo delle bustine, risparmia mediamente 50 ai 300 euro, che come impatto economico è limitato, ma come impatto sul turista, per dare il segnale, perché un'altra cosa fondamentale è la comunicazione. Se viene fatto il passaggio dalla bustina di zucchero al dispenser senza comunicarlo al cliente, con qualche sui video, sulla pagina Facebook dell'albergo, su con delle cartellonistiche adatte, il cliente, alcuni clienti, percepiscono tutto questo come un disservizio. Pensano che tu per risparmiare hai utilizzato il dispenser invece del bustino di zucchero. Invece, se tu gli dai la giusta comunicazione, che elimini 120.000 bustine a poca parte, meno 120.000 bustine di zucchero, meno 50 kg di indifferenziati, gli dai tutte queste indicazioni, il cliente è soddisfatto. Dice: all'interno di questo albergo c'è qualcuno che pensa, se sono attenti a verificare tutte queste cose, io mi sento tranquillo. La stessa cosa è per le marmellate. La marmellata, trovare un dispenser per le marmellate monodose è stata un'impresa. L'azienda che 3 anni fa abbiamo trovato si trova in Austria. Ad oggi altre aziende in Italia, perché hanno visto che stanno perdendo fette di mercato, anche loro utilizzano dispenser. I dispenser di marmellata sono installati all'interno dei 6 alberghi. Invece di utilizzare il monodose, c'è il dispenser, lui riempite il cornetto, viene o in una ciotolina oppure nel piatto, e vedete quanto spreco in meno c'è nella prima colazione, perché nei grossi alberghi i numeri si fanno subito: 120.000 bustine di zucchero, 50.000 i bollo di marmellata, il burro, un altro elemento, il burro eliminato, eliminato nel senso di monodose, il burro prodotto aziende locali, lo chef la mattina lo taglia, lo mette in ampolle con il ghiaccio sotto, e vedete altri 50.000 involucri in meno di quindi un risparmio per l'imprenditore incredibile. Ma soprattutto noi teniamo alcune foto di un tavolo dove vengono utilizzati tutti questi monodose, e il tavolo corretto, vengono utilizzati cornetti locali il cui costo è di 35-40 centesimi, dove non c'è più confezione. Quindi tutti gli aumenti dei costi in questo caso del cornetto vengono ampiamente ammortizzati da tutti gli altri monodose che noi applichiamo. Quindi la prima colazione è un passaggio fondamentale. Il secondo passaggio all'interno della sala colazione è la comunicazione.
è fondamentale. La comunicazione deve essere data dal me, dal cameriere, con partner espositivi sulla pagina Facebook, come dicevo prima, dappertutto. Più comunicazione, meglio, più viene percepito questo nuovo passaggio verso un turismo sostenibile reale. La stessa cosa viene fatta in tutti i reparti. Un altro reparto dove la raccolta differenziale e gli sprechi sono notevoli sono le camere. Le camere vi vorrei far vedere, voglio andare avanti, vorrei far vedere il cassonetto, se c'è. Un attimo. Non va? Ecco qua, questo è l'esempio che vi dicevo prima di una prima colazione non rifiuti zero. Un altro elemento fondamentale, oltre a tutti gli sprechi, il barattolo di yogurt, e anche questo viene fatto a dispenser, marmellatine, eccetera, biscottate, eccetera, eccetera. Un altro elemento fondamentale che voi dovete studiare, che gli imprenditori devono studiare, è il posizionamento. Come vengono posizionati nella prima colazione tutti gli ingredienti. Guardate, questo è un albergo vicino a Napoli, guardate come era posizionata la prima colazione, oltre a non avere più zero con tutti i monodossi. Guardate, davanti i piatti e dietro le marmellatine, la Nutella e tutto. È una cosa incredibile, quindi anche lo studio. Questa è la comunicazione, questo è quello che vi dicevo prima, riduciamo l'impatto ambientale, la comunicazione deve essere data ai turisti. Tutti questi passaggi devono essere comunicati all'ingresso, per esempio all'ingresso dell'albergo ci deve essere benvenuti in Hotel Zero Waste. Cosa facciamo? Cosa abbiamo fatto e quali sono i progressi nei prossimi anni? Voglio andare avanti per farvi vedere il cassonetto di Fili Zero. Quando ho progettato questo cassonetto, per installare questo cassonetto sopra ad un albergo, in questo caso a Conca Parchi, in un piano, è stato difficile, perché il mio concetto qual era? Era quello di posizionare un cassonetto all'esterno delle camere nel corridoio, con dei simboli sopra, quindi per evitare anche a chi non percepisce una buona raccolta differenziata, come dividere i rifiuti. In fondo a sinistra c'era la plastica e la lattina sopra, la carta centralmente, il vetro, l'umido sopra e l'indifferenziato piccolo giù a destra. Abbiamo provato, abbiamo installato sul piano del Conca Parchi, un successo incredibile, 94% di raccolta differenziata. L'anno successivo, cioè quest'anno, tutti gli alberghi hanno installato il cassonetto rifiuti zero. Questo cosa comporta? Oltre che i turisti qualche volta fanno anche qualche foto davanti al cassonetto, cosa succede? Che il turista ti fa la raccolta differenziata, quindi eviti all'interno dell'albergo che la signora Epiani, perché questo è un altro elemento importante, lei signora Epiani tecnicamente nel cestino porta rifiuti che sta all'interno delle camere non dovrebbero metterci mano, quindi in realtà c'è il differenziato, prendono il sacchetto e il differenziato rimane. In realtà in molti alberghi le signore fanno una divisione soprattutto plastica e lattina e poi il resto rimane indifferenziato. Quindi cosa succede? Da un livello ai piani che c'è una raccolta differenziata bassa del 30-40%, tu arrivi al 90-94% ottieni tanti risultati. Il primo che il turista è contento, ti fa la raccolta differenziata. Ti fa lui la raccolta differenziata, eviti alle signore ai piani di fare una raccolta differenziata bassa e anche igienicamente non, tra virgolette, sostenibile, e riduci le ore di lavoro delle signore piante che si possono occupare di altre cose. Quindi tutti questi passaggi sono stati monitorati e applicati, monitoriamo e applichiamo, e abbiamo visto in tutto quello che abbiamo applicato all'interno dell'albergo solo ed esclusivamente vantaggi. Il problema qual è? Il problema è che l'imprenditore deve avere coscienza che deve cambiare stile all'interno dell'albergo. E guardate, non è assolutamente semplice, perché l'imprenditore a fine anno contabilizza solo le presenze,
è difficile fargli cambiare idea, guarda, tu devi partecipare a questo discorso di sostenibilità ambientale realmente e ti devi impegnare, perché tutto questo economicamente abbiamo messo prima solo dei vantaggi, però impegna tempo per l'imprenditore, perché impegna tempo per il fornitore, quindi c'è tempo da impegnare. Vediamo altri passaggi, per esempio parliamo all'interno delle camere. In quanti alberghi siete passati avete trovato questo? La maggior parte di questi prodotti sono di qualità scarsa, sono prodotti realizzati e portati a prezzi bassissimi, una qualità bassissima. Cosa abbiamo fatto noi all'interno degli alberghi? Oltre ad avere un impatto ambientale incredibile, addirittura ho scoperto se in alcune catene importanti, tra cui Lito, se voi andate a Lito, in altre catene tipo Best Western, e questo boccettino di sapone non viene utilizzato. Loro all'interno, le signore da piani, hanno indicazioni che questo boccettino deve essere buttato, perché nel dubbio sia stato utilizzato o meno, devono buttare. Quindi pensate e spreco. Voi andate in un albergo, se ne utilizzate metà, viene buttato. Se non viene proprio utilizzato, non lo toccate assolutamente, viene ugualmente buttato. Quindi spreco, impatto ambientale, sprechi economici, impegni per il personale per verificare queste cose. Allora perché non si possono utilizzare i dispenser? No, è difficile, è complicato. Abbiamo utilizzato i dispenser, questi sono i dispenser che vengono utilizzati a Coma Parco. Oltre a un impatto ambientale c'è un risparmio economico mediamente di 5.000 euro l'anno tra questo e questo. Gli ultimi alberghi che hanno aderito, la Minta e il Minerva, hanno fatto un passaggio importante. Qual è il passaggio? Di installare dei dispenser di marca conosciuti in tutto il mondo, che sono percepiti in tutto il mondo. Quindi una cosa che il turista va al Conca, in questo momento viene questo prodotto che magari leggendo da vicino viene da Napoli, viene da Milano, eccetera, però non c'è una marca ben definita. E un'altra cosa, utilizzare dei dispenser della DAP che sono conosciuti in tutto il mondo. Quindi anche la percezione del turista cambia in questo caso. Dà anche più sicurezza e soprattutto questa cosa vi fa capire che anche le multinazionali stanno capendo che nei prossimi anni ognuno ha il telefonino, tablet, computer, eccetera eccetera. Tutto questo serve ancora all'interno dell'albergo? Non serve più. Abbiamo tolto tutte queste cartelline, fogli, un risparmio incredibile per l'albergatore e abbiamo messo tutto avanti e indietro su un calandretto. La percezione del turista, come dicevo prima, è aumentata perché tutti glielo comunichiamo. Cioè non utilizziamo più queste cartelline, non utilizziamo più questi fogli. No, nel 2016, quasi 2017, tutto questo non serve più. Questo era un concetto di 20-30 anni fa. Quindi, in tutti gli alberghi viene utilizzato questo calandretto, viene utilizzato il marchio dell'albergo e soprattutto noi inseriamo dei fogli dove c'è QR, dove ti colleghi, vedi e percepisci meglio l'albergo, vedi il discorso della colazione di fili zero, della camera sostenibile, quindi tu c'è una percezione assoluta che in quell'albergo realmente venga fatta sostenibilità. Altri passaggi fondamentali, quante volte per esempio, parlavo prima dell'Hilton, tutti quanti a Hilton, l'imprenditore, 240 dipendenti, quando mangiavano all'interno dell'albergo, consumavano acqua in bottiglie di plastica. Il primo passaggio che è stato fatto in questo albergo, dispenser per l'acqua. Ha comprato due dispenser per l'acqua, 7.000 euro, in sé ho pensato il costo. 2 tonnellate in meno di plastica, quindi risparmio da parte del comune. Allora mi chiedo io, ma un imprenditore lungimirante non pensa a queste cose? Guardate, l'imprenditore a volte è deviato su quei numeretti,
quindi anche impegno nostro, impegno di tutti quanti, far capire che non sono importanti quei numeretti, quei numeretti possono aumentare se viene applicato un buon sistema di sostenibilità. Un'altra cosa è per esempio i bicchieri per il caffè, in tutti gli alberghi bicchierino di caffè. Noi cosa abbiamo fatto? L'imprenditore ha realizzato delle tazzine di vetro con il nome di ogni dipendente, costi bassissimi, che una tazzina del genere costa 2 euro, quindi un impegno economico limitato, 10.000 bicchieri in meno di plastica nel indifferenziata in questo caso, e ognuno di loro invece ha una bella tazzina personale con il marchio, per dare il segnale, con il marchio di Fiori Zero. Quindi tutti questi passaggi sono fondamentali. La stessa cosa sono i bicchieri. Noi utilizziamo i bicchieri di plastica, un bicchiere resistente con il nome Cino. Quindi pensate, tutti questi passaggi non è che si riescono a realizzare in mezza giornata, c'è un percorso che bisogna fare insieme agli albergatori, e non è detto, noi teniamo 2 alberghi, tutti e 2 alberghi, stessa tipologia, vicinissimi, a 10 metri di distanza, un'imprenditrice ha iniziato un percorso e quindi si è avvantaggiata magari nelle camere, e un'altra imprenditrice magari nella cucina, dove ha iniziato a fare cucina sostenibile, l'utilizzo degli scarti, le bucce di patate, eccetera, eccetera. Però tutte e due, alla fine dei 3 anni del percorso, otterranno tutte e due gli stessi risultati. Quindi è tutto un... queste sono in presenza, questa è un'altra cosa che abbiamo eliminato dalle canne, i bicchieri di plastica all'interno delle canne. Noi abbiamo analizzato che la maggior parte dei bicchieri che venivano installati nelle canne erano solo ed esclusivamente utilizzati per mettere gli spazzolini. Basta, mai per te, assolutamente no. Tutte queste analisi hanno portato al discorso che vi dicevo io di utilizzare questo cassonetto, perché se dai la giusta informazione poi all'interno delle canne non rimane assolutamente niente. Prima. Ecco qua, questo è quello che vi dicevo, la prima colazione, tutto a dispensa. Questi albergatori hanno installato ad ogni piano dei dispenser dell'acqua che danno gratuitamente al turista. Il turista compra la borraccia all'interno dell'albergo con il marchio dell'albergo, quindi fai anche marketing per pubblicità, eccetera, eccetera. Chi ha comprato la borraccia può usufruire di questi servizi, perché è un elemento fondamentale. L'imprenditore non deve solo guardare, ci provengo meno all'interno dell'albergo. Guardate che il 60-70% della plastica che si trova all'interno dell'albergo viene da fuori. Quante volte i turisti che entrano con le casse d'acqua all'interno dell'albergo, o qualcuno che si vergogna e mette nella borsa della moglie e entra lo stesso. Quindi tu elimini la quantità di plastica che c'è all'interno dell'albergo, il comune ti fa pagare perché pensa di più, dai un servizio, vendi la borraccia, fidelizzi il cliente, metti il marchio dell'albergo e il cliente soprattutto è contento e ha voglia di spendere all'interno dell'albergo. Il cliente dice guarda che servizio c'è all'interno dell'albergo, che sensazione di controllo assoluto che questo imprenditore dà all'albergo, e in questo modo si sente a casa sua e spende di più. Quindi alla fine di tutto questo l'imprenditore è contento, ha il risparmio da parte del comune, il turista addirittura spende di più. Facevo l'esempio prima del vetro, spende di più il turista, guadagna di più. Quindi l'imprenditore non deve solo guardare, è difficile spiegare agli imprenditori alcuni passaggi, però siamo ottimisti. Perché siamo ottimisti? Perché gli alberghi che hanno aderito sono sempre di più, c'è, come diceva prima l'amico, interesse anche fuori dall'Italia, c'è uno stato in Spagna, San Sebastian, un albergo aderito a Lumbiana, il lago di Ble, sono venuti a vedere questo sistema che applichiamo all'interno dell'albergo. Quindi c'è molta attenzione su questo processo, che non è solo fumo, è realtà, si va nel dettaglio, e ogni dettaglio
che viene visto all'interno dell'albergo è solo ed esclusivamente un vantaggio. Quindi voi vi trovate ad entrare in un albergo, entrerete magari in un albergo nei prossimi 5-10 anni, dove alcune cose vi saranno chieste. Non vi sarà chiesto solo di saper cucinare, che è la cosa più importante, vi sarà chiesto magari di saper portare, di come servire a tavola un buon piatto. Vi chiederanno anche altri aspetti. E quindi chi è preparato su alcuni argomenti è vantaggiato rispetto a un altro a parità di condizioni. Quindi perciò è importante che voi approcciate a questo aspetto, perché gli imprenditori nei prossimi anni sceglieranno persone sensibili e persone che ne capiscono di questa problematica, anzi persone che sappiano dare consigli agli imprenditori. Dice, si può fare così e migliorare la qualità dell'albergo. Può nascere anche un'altra figura professionale. Può nascere anche, di solito all'interno dell'albergo, in questi casi, una figura professionale già attenta a queste tematiche è stata ampliata, quindi con dei vantaggi economici anche per chi lavora all'interno dell'attività. Perché parliamoci chiaro, l'imprenditore vede il vantaggio economico, il vantaggio di marketing, la pubblicità, tutto quello che vi ho detto, ma questa è solo una parte, tutto quello che vi ho detto, e quindi vuole investire, fa un investimento su una persona interna o su una persona esterna che gli dia una qualità superiore dell'aspetto, perché più utilizzare la qualità, la percezione della qualità è importante. Sono stato a Lubiana, abbiamo fatto un corso di formazione a Lubiana, due giorni prima sono stato in un albergo, hanno avuto una percezione di questo albergo che andava dal 6,5 al 7, perché loro sono andati in questo albergo, avevano una percezione, tutto monodose, tutto quello che ci siamo detti. Dopo due giorni di indicazioni di cui in mezzo siamo ritornati in quell'albergo, la percezione era scesa a 4,5-5. Certo. Perché? Perché anche per voi la percezione dopo questa giornata cambia. Quando voi entrate in un albergo e vi danno questa marmellata, sapete che questa è una marmellata scadente, di pessima qualità, non dico sempre, ma nell'80% dei casi, invece possono essere e si possono utilizzare prodotti a chilometro zero con il dispenser, quindi un prodotto migliore per tutti i turisti. Quindi tutto quello che ci siamo detti può essere applicato in tutti i settori dell'albergo, dall'ingresso alla ricetta, alla cucina, alla sala colazioni, alla sala mensa, dappertutto. Poi la cosa importante è il contributo che offre non gli imprenditori, ma il contributo gli stessi dipendenti possono dare al progetto. Perché a volte, guardate, inserire sotto un cassonetto in più nella cucina ti cambia la raccolta di percento. Quindi a volte basta inserire un cassonetto in cucina, saper posizionare i cassonetti piani, cioè fare delle piccole operazioni che possono sembrare sciocchezze, ma ti portano a livello generale un aumento di qualità e una diminuzione dei costi per l'imprenditore. Io non so, cioè, se c'è qualche domanda. Allora, adesso riflettete bene, se volete fare qualche domanda su quello che avete visto, o anche se non avete visto qualcosa, però ci pensate, anche come si questo è il cartello generale che mi ha messo prima sui rifiuti, che è un altro elemento importante, oltre alla comunicazione, è giocare con i rifiuti. Quel signore con la faccia rettangolare a destra è il professor Paul Comet, perché poi la strategia è nata tutto da Paul Comet. Questo è per l'unico, per esempio, perché noi teniamo pure una macchina per il compostaggio e quindi poi questo è il doggy bag all'interno del ristorante, del cassonetto, quindi diciamo tutte queste cose che ci siamo detti precedentemente. Sì, lo dico, lo dico. Allora, qualcuno visto che si è distratto un po', allora questa è una materia molto importante. Come ha detto Antonino, potrà determinare delle differenziazioni proprio nell'approccio al lavoro, sia per quanto riguarda l'attività lavorativa e quindi la struttura che accoglierà
le professionalità che verranno fuori da questi istituti e sia anche per voi professionisti stessi della, diciamo, del mondo della ricettività alberghiera. Se voi avete a cuore questo lavoro che andrete a fare, dovete appunto specializzarvi e per essere più professionali, per dare all'azienda stessa con la quale voi lavorate un motivo in più per trattenervi, ma soprattutto un motivo in più da trasferire ai clienti per scegliere quella struttura, ho esposto delle motivazioni non solo valide, ma delle motivazioni concrete che nascono da un'esperienza unica al mondo fatta nel nostro territorio. Vi invito a andare anche su YouTube, innanzitutto di visitare il nostro sito che è www.ilcollegosostenibile.it, la pagina su Facebook, Associazione Impatto Sostenibile, mettete mi piace, e vi invito però a cercare Antonino Esposito Conca Park su YouTube e trovate dei video dove spiega buona parte di queste cose che avete sentito. Allora, qualcuno, pensate un attimo, qualcuno volete chiedere qualcosa che vi interessa, che non avete capito, e se non vuole chiedere? Uno solo. Non vuoi chiedere niente? Tu? O qua? Hai detto chiedi, che vuoi dire? No! Nessuna domanda? Professore, qualcuno ha una domanda da porre, Antonino? Allora, il professore adesso fa una domanda. No, neanche il professore fa una domanda. Sì, ecco qua, una domanda dal professore. Volevo chiedere, Antonino, hai detto che per eliminare la carta usano i tovaglioni di stoffa, giusto, però il tovagliolo si sporca e comunque deve essere lavato, non lo so, trovare qualche altra cosa, oppure per evitare questo. Ok, giusta domanda, perché adesso Antonio giustamente spiega nel dettaglio il contesto che hanno fatto per trovare le cose, che è una cosa che si può fare anche a casa, perché tutte le cose che fanno in albergo, ma la maggior parte dovranno essere fatte anche a casa, perché la famiglia risparmia. Questa è una verifica che noi abbiamo fatto. Impattare e arrivare a zero è impossibile. Diciamo che l'impatto che c'è un tovagliolo rispetto ad un tovagliolo è differente, è molto inferiore al 50%. Il problema che noi abbiamo visto all'interno della prima colazione è che tu, se utilizzi questo tovagliolo, ne utilizzi solo uno, lo prendi e ne utilizzi solo uno di stoffa. Sembra strano, ma mediamente ogni cliente consuma dai 3 ai 5 tovaglioli. A volte noi abbiamo visto all'interno dei cestini addirittura 10 tovaglioli, di cui uno utilizzato, gli altri 9 usati all'interno. Ma l'inflazione, poco rispetto, e quindi già a pari condizioni, uno e uno c'è il 50% di impatto che hanno aumentato in meno. Però c'è il fatto che c'è un consumo superiore. Non tutti gli aperti vogliono utilizzare il tovagliolo con il marchio vicino, allora in questo caso c'è l'alternativa dei tovaglioli riciclati, riutilizzati, uno li compra. Io preferisco in assoluto i tovaglioli perché li consumiamo di meno, vengono lavati con prodotti biodegradabili a poco impatto, e quindi tra le due sicuramente il tovagliolo ha un impatto inferiore. Che vengono. E stanno venendo. Hai chiamato Sascone, che dici? Sì, ho detto che si era trovato alla scuola, ma in Italia, non è. Perché non c'è ancora nessuno, noi dobbiamo. Allora, buonasera. Se iniziate ad accomodarvi,
magari vi mettete alle prime file, visto che è una sala abbastanza ampia, però ci troviamo qui la tutti vostri, per aspettare meglio. Stamattina la sala era gremita nella nostra campagna. Oggi invece siamo qui nel pomeriggio per parlare di aziende sostenibili e soprattutto di buone pratiche verso i rifiuti zero per i comuni che hanno intrapreso questa strada, un po' anche interloquendo con la nostra rete e con la nostra associazione. Allora, inizieremo con l'intervento di Pietro Pesce dell'Ufficio Comieco del Sud Italia, poi ci sarà l'intervento del sindaco Giovanni Schiappa, sindaco di Mondragone, e ci racconterà della delibera di Rifiuti Zero, dell'osservatorio di Rifiuti Zero, con il quale inizieremo a lavorare già nelle feste natalizie e poi continueremo nel 2017. Poi ci sarà Pasquale Crisci del comune di Santa Maria Pico. In questo caso abbiamo operato diciamo insieme in sinergia anche con la rete Zero Waste Campania della zona di Napoli, grazie anche a Rosa Scognamiglio, che per ora non vedo ancora in sala, ma dovrebbe arrivare. Poi ci sarà l'intervento del vice sindaco di Cava di Tirreno, senatore, altro comune che ha preso questa strada tra le mille difficoltà che ci sono per le gestioni pregresse, ma nell'area Mocerino e Cava compresa, anche se siamo addosso, diciamo ormai è storico come territorio per questa serie di diciamo, difficoltà. Poi avremo Valerio Latarardo, responsabile del settore rifiuti di Panonissi, che ci parlerà di questo importante traguardo che ha raggiunto il comune di Panonissi nella raccolta differenziata e soprattutto nella parte che va vicino e quindi nella parte economica che viene elargita al comune stesso. E finiremo con la nostra chiusura, ma anche con l'intervento di Franco Matrone, appunto referente Zero Waste Italy e di Zero Waste Campania, che ci racconterà un po' quello che sta succedendo sul territorio e magari anche i prossimi appuntamenti. Allora, quindi iniziamo subito con l'intervento di Pietro Pesce dell'Ufficio Comieco del Sud Italia. Prego. Gli applausi che devo guadagnare alla fine, con la fiducia. Buonasera a tutti, sono Pietro Pesce di Comieco. Comieco è il consorzio, è un consorzio nazionale che aderisce al sistema CONAI, che si occupa di gestire, di garantire che la raccolta differenziata di carte e cartone effettuata dai cittadini vada effettivamente a riciclo. Per chi non lo sapesse, spiego un po' in breve come funziona il sistema. C'è il comune, il cittadino che fa la raccolta di carta, ovviamente analogamente questo vale per tutti gli altri materiali, quindi plastica, alluminio, acciaio, vetro e legno. Il materiale arriva su un impianto che si chiama piattaforma, dove viene lavorato, separato, pulito e viene poi reso, ovviamente per la carta, viene reso poi nelle cantiere, dove poi rinasce la carta e quindi si chiude il ciclo. A fronte della raccolta effettuata, raccolta differenziale effettuata dai cittadini, Comieco eroga delle risorse finanziarie, dei soldi ai comuni che sono convenzionati con noi. Nel solo 2015 in tutta Italia Comieco ha erogato più di 98 milioni di euro, quindi sono soldi che ritornano ai comuni come contributo per la raccolta differenziata. Sia ben chiaro, questi soldi non vanno a coprire il servizio, il costo del servizio di raccolta differenziata, è un contributo. Altri numeri per farvi capire che significa fare la raccolta differenziata. Se nel giro di 16 anni, cioè dal 99 al 2015, se
in Italia non avessimo fatto una raccolta differenziata della carta e cartone, tutta la carta e cartone sarebbe andata in discarica. Ciò avrebbe reso necessaria la costituzione di oltre 9.300 discariche. Per prendervi un po' l'idea, immaginate di fare un viaggio in autostrada da Napoli a Roma e anziché vedere la Campania romana piuttosto che le terre che affiancano l'autostrada, vedere 300 bollinette di discariche. Questo significa. E poi, giusto un'altra curiosità, grazie alla raccolta differenziata si evitano emissioni nocive all'atmosfera per il traffico di 6 giorni e 6 notti. Ho portato qui un po' di numeri, giusto per rendervi l'idea, su quella che è la raccolta differenziata della carta a sud, gestita da Comieco. Il sud nel 2013 sta crescendo del 10% e la Campania è in linea. La raccolta del sud rappresenta il 35% di quella nazionale e al sud sono destinate circa il 30% dei 98 milioni che eroga Comieco. Se riuscite a vedere sulla destra, la Campania nel periodo gennaio-ottobre di quest'anno ha ricevuto 6 milioni di euro. Ha ricevuto qualcosa in meno in termini economici rispetto all'anno scorso, anche se la raccolta, come potete vedere dalla slide, sta crescendo. L'istogramma giallo rappresenta il 2016, se ne riuscite a vedere. Queste, mentre quello blu rappresenta il 2015. Queste sono le tonnellate in assoluto. E vedete che la Campania, insieme alla Puglia, è quella che raccoglie in numero assoluto il maggior numero, le maggiori tonnellate di carta e cartone. Ovviamente, guardando invece il pro capite, vedete che la Campania non è proprio che sta bene al sud, è in linea al sud, che è l'ultimo istogramma sulla destra, ma la salta da padrona la Sardegna, l'Abruzzo e la Puglia. Vi ritorno un po' alla slide precedente. Dicevo, nonostante la Campania abbia raccolto più carta e cartone, ha guadagnato di meno, sta guadagnando di meno rispetto all'anno scorso. Può sembrare un po' qualcosa in controtendenza. Perché questo? Perché noi parliamo di raccolta, però io voglio fare un passo in più, anche perché vuoi fare un passo in più e parlare di riciclo, cioè ciò che avviene dopo la raccolta. Molte volte noi ci fermiamo a pensare alla raccolta fatta dai cittadini. Dobbiamo guardare oltre, cioè dobbiamo dire questa raccolta, quanta di questa raccolta va effettivamente al riciclo, cioè quanta della carta che noi raccogliamo in maniera differenziata è effettivamente riciclabile, cioè ritorna ad essere carta. Perché purtroppo la qualità della raccolta in Campania lascia molto a desiderare. Ed è questo un punto su cui io volevo porre l'attenzione anche soprattutto alla presenza degli amministratori locali. Vedete che le regioni che hanno la maggiore rete di raccolta, cioè Abruzzo, Sardegna e Puglia, sono quelle che hanno il materiale più pulito. Questa slide rappresenta la qualità della raccolta carta delle famiglie. Quella linea di orizzontale è quella di noi limite che non sotto il quale noi riteniamo la carta pulita, che è un 3%. La Campania purtroppo noi abbiamo fatto più di 800 analisi meteorologiche, cioè andiamo a fare delle analisi in realtà poco a riguardare la qualità del materiale. E su oltre 800 analisi condotte in questi 10 mesi del 2016 abbiamo riscontrato che la Campania presenta mediamente l'8% delle frazioni strane, cioè mediamente l'8% della carta che viene raccolta viene buttata in discarica perché non è pulita. Pensa a carta sporca, carta termica, carta oleata, materiale che non è carta. Cioè, se nella busta di carta, nel sacco di plastica, nel sacco di carta ci mettiamo anche la plastica, ci mettiamo il vetro, quello sulla carta, nel senso teoricamente, va a incidere come incremento di raccolta differenziata. Però poi a valle è materiale estraneo, è indifferenziato, è monnezza e va in discarica. Significa che il comune pagare costi cosiddetti costi di sobbalzo, cioè costi di
trasferimento in digitale. E purtroppo la campagna ritiene la maglia nera sotto questo punto di vista a sud. E la colpa poi nuovamente distribuita, non pensiamo ai napoletani, al casertano, no, purtroppo è nuovamente distribuita fra tutte le varie province campane. Come fare per migliorare? Un po' dalla nostra esperienza abbiamo visto che ne parlavo anche prima col sindaco, innanzitutto la qualità della raccolta serve c'è credibilità sia del comune che del gestore, credibilità che sta agli occhi dei cittadini. La mia esperienza mi insegna che laddove c'è sinergia fra comune, e per comune io intendo sia l'assessore sia il tecnico comunale, quindi laddove c'è sinergia fra comune e gestore della raccolta si hanno i risultati in termini di quantità e di qualità. Vi voglio portare un esempio, non parlo di Trento, di Bolzano, che possiamo vedere come mostri sardi. Vi parlo di un comune di Napolitano, il comune di Ottaviano. Ottaviano, 2 anni fa, era prossima allo zero in termini di raccolta differenziata. Dall'anno scorso, con la nuova giunta, l'assessore ha costituito una squadra nel comune e ogni sacrosanta mattina, alle 4 del mattino, l'assessore, insieme al suo tecnico comunale e insieme al gestore della raccolta, perlustra il territorio, controlla il territorio, emette sanzioni a chi sbaglia. Questo quindi è tutta una questione sistemica, controllo, premi e sanzioni. E comunicazione, comunicazione però che deve essere costante, non fatta spot, una tanto, poi ci si vede magari tra 2 o 3 anni. Deve essere una questione costante, rivolta alle diverse fasce della cittadinanza, alle famiglie, alle scuole, a tutti i quartieri, alle parrocchie, sì, a tutti coloro che raccolgono fasce di popolazione. E ci deve essere poi, questo è qualcosa di più tecnico, rivolgo agli amministratori, un controllo in piattaforma, che è la fase finale. Purtroppo la raccolta differenziata richiede non solo risorse economiche, ma anche energie fisiche e risorse temporali in capo all'amministrazione, però deve essere gestita in maniera costante. Comieco dà un contributo, ecco, proprio ho portato alcune foto per farvi capire come la diversa modalità di raccolta va a incidere sulla raccolta, sulla qualità della stessa. Queste sono foto fatte, vabbè, se qualcuno ha l'occhio più attento si capisce che sono fatte a Napoli. A Napoli abbiamo la raccolta con il cassonetto, che dovrebbe essere carta lì, ma tutto vedo tranne che carta. E vedete nelle due slide, in due foto a destra, una raccolta del genere. Sebbene il cittadino abbia, con tutta la buona volontà, fatto la raccolta differenziata della carta, in quel modo si inquina, perché lì poi ci va tutto. Il primo che passa appunto il sacchetto di differenziato e va a inquinare il tutto. Invece la raccolta buona è quella fatta con il cartone della foto centrale, tirato e messo lì pulito. Come dicevo, ha diversi strumenti per aiutare i comuni. Nel 2007, quasi 10 anni fa ormai, in piena crisi di emergenza rifiuti in Campania, Comieco istituì il club dei comuni ecocampioni. Erano 7 all'epoca, fra cui il Baronessa, che vedo lì, che erano 7 comuni campani, che nonostante tutte le difficoltà che vivevamo all'epoca, facevano una buona raccolta differenziata della carta. E oggi questo club nacque per diffondere le buone pratiche per il Sud Italia, e da quei 7 comuni poi si è allargato agli attuali 58 comuni e poi volge circa 800.000 abitanti. L'esperienza con il club campano si è allargato anche alla Puglia e alla Sardegna. E attualmente Comieco attiva un bando per questi comuni del tempo, con cui erano 15.000 euro a supporto di campagne di comunicazione. Ultimo slide, e chiudo. Oltre ai comuni virtuosi, Comieco ha per il Sud Italia, qui mi rivolgo agli amministratori,
attuato un piano straordinario per la raccolta. C'è un bando che noi redigiamo in collaborazione con Anciben, tramite il quale Comeco eroga un finanziamento a fondo perduto per l'acquisto di bidoncini di carta, per la raccolta di carta e cartone. Perché noi siamo contro l'utilizzo del sacco di plastica per la raccolta della carta. Signore, lo so che qua guardi sindaco perché si parla di rivoluzione culturale. Lo so che qui a sud, io sono di Cava, guarda che vengo di Santa Giorgi. Lo so che qui a sud è difficile fare la raccolta della carta, se il comune non mi dà il sacco di plastica, io come faccio la raccolta? Ebbene, io, quando vado a fare la spesa, ormai mi conosco nei negozi, mi danno il cartone in cui non solo metto la spesa, ma che utilizzo per raccogliere quella carta. Faccio una carta con un cartone, lo so, è difficile, è una rivoluzione culturale, ma perché mi chiedo e chiedo agli amministratori comunali spendere soldi per comprare il sacco di plastica, spendere soldi per togliere il sacco di plastica, perché la plastica non è carta, spendere soldi per poi buttare questo sacco di plastica. Allora, a fronte di questo ragionamento, Comeco ha attuato questo bando per utilizzare i cassonetti cartellati, le cassonetti cartellate, cassonetti più grandi, per mettere la carta in maniera, si spera, più pulita. E torniamo un po' al discorso sulla riduzione dei costi di raccolta. Abbiamo erogato circa 6 milioni dal 2014 e abbiamo coinvolto circa 3 milioni di abitanti. Per i comuni più grandi, penso Napoli, Catania, abbiamo poi attuato anche un piano per l'acquisto di automezzi ed attrezzature. Abbiamo impegnato in tutto circa 10 milioni di euro. Quindi sotto questo punto di vista Comeco è sempre vicino a chi intende fare un progetto di raccolta, che intende sensibilizzare la cittadinanza. Poi di contro c'è anche, no di contro, in più c'è anche il piano della regione diretto a 25 comuni, qui anche Comeco è il tavolo tecnico. Quindi sotto questo punto di vista tutta la buona volontà da parte nostra. Vi ringrazio, io lascio la parola agli amministratori, che so che il tempo si tira di tutti. Vi ringrazio per qualsiasi cosa, noi sono qui a disposizione. Grazie. Grazie, grazie per questo che ci ha portato una testimonianza tecnica, quindi insomma proprio con la cognizione di causa. È quello che noi cerchiamo sempre di fare con gli operatori del settore, perché nel nostro essere volontari cerchiamo di essere attenti a quello che possono portare migliorie e quindi innovazione, diciamo, alla gestione del ciclo integrale dei rifiuti, perché è importante mettere in interconnessione tutte le parti sociali, quindi i cittadini, l'amministrazione, le professionalità, e quindi cercare insieme di trovare le soluzioni migliori, ognuno nella propria parte. Adesso proseguiamo entrando, diciamo, nel vivo delle esperienze pratiche che abbiamo, diciamo, nel nostro piccolo incentivato. Abbiamo acceso la miccia e ascoltiamo l'intervento del sindaco di Mondragone, Schiappa. Stavo in piedi perché modo per ringraziare anche gli amici di Impatto Ecosostenibile di Piero Astri per consentire a un sindaco della provincia di Caserta, di altra provincia, di essere qui e di portare un'esperienza che poi non è un'esperienza frutto esclusivamente dell'impegno amministrativo, ma è soprattutto frutto di ciò che loro fanno sui territori e della collaborazione che un amministratore può avere dai propri concittadini, che sono qui grazie a Carlo, Emilio e Gianni che sono con me, che un giorno organizzarono qualche tempo fa a Mondragone un incontro con l'associazione Impatto Ecosostenibile, un anno fa mi invitarono. Ascoltai, ricordo che arrivai anche in ritardo
perché avevo un'altra manifestazione, ma ci tenevo ad esserci, perché mi aver letto verso il rifiuto di zero, parlare di un percorso che poteva azzerare un problema, che è il problema, per gli amici, diceva prima, ma anche chi un po' meno bravo nel mio comune, ma che comunque è convenzionato, e ritiene che Comiego sia un'opportunità e va ascoltata, di poter migliorare. Allora, dopo quell'incontro assumemmo l'impegno, facemmo un atto di indirizzo che segnava delle tappe di un percorso da seguire, percorso che letto asetticamente era il libro dei sogni che avrebbe approvato in giunta o un amministratore bugiardo o un amministratore sognatore, cioè soltanto chi dava poco senso a quello che si andava ad approvare. Invece non è così, perché quel percorso, approfondendo bene, ci si rende conto che può essere un percorso veramente fattibile, soprattutto se invertiamo la visuale. Non dobbiamo partire dal dato di impegno da parte dell'amministrazione comunale a innalzare il livello di raccolta differenziata nell'arco di 6 mesi, di un anno, ma dobbiamo partire da ciò che l'amministrazione comunale deve realizzare sul territorio, termini di informazione di realizzazione di strutture e di strumenti che possono consentire l'innalzamento di quel livello di raccolta differenziata. Io non dico che appena mi fu sottoposto, come amici da voi, il protocollo, cambiamo moltissimo. Dico, a me farebbe piacere, però non so, ma penso che so, mi sbilancio un po' troppo a dire, poi ragionando e rivedendo nella maniera giusta, mi resi conto che era fattibile. Mi resi conto che fondamentalmente, saluto l'amico Pasquale D'Agonzi, che ha detto, eravamo tutti e due oggi qui e mi dispiaceva non averlo visto ancora, che lo volevo salutare, sempre con piacere. Allora, riflettere sul territorio. Io ho un dragone, non ho un'isola ecologica, un centro di raccolta, e questo è un limite grandissimo. Se supero il 50% di raccolta differenziata senza un centro di raccolta, un'isola ecologica, se dico questo a un esperto, dice: oh, ma Mondragone siete bravi. Se non glielo dico, dice: ma Mondragone siete dietro. Quando succede questo, capisco che devo realizzare un'isola ecologica. Significa che ho necessità di raccogliere affinché i cittadini, i miei concittadini, possano immaginare anche soltanto visivamente il riutilizzo e il riciclo del rifiuto, perché è una questione culturale, e qui la rivoluzione culturale di cui parlavamo, no? Cioè la predisposizione mentale a dover affrontare, a non vedere, consentimi di dire, a non vedere il colore del cassonetto, che è bianco e quindi è per la carta, ma a ritenere quello un cassonetto. E questa è la differenza. Da bambino sono cresciuto non riconoscendo i colori dei cassonetti, oggi che sono grande mi si chiede di riconoscerli per sapere che cosa ci dobbiamo mettere dentro. E sarò velocissimo e concludo, manterrò i 3 minuti. La rivoluzione culturale è proprio quella. È quella lì di dare dei segni informativi che possano formare i più piccoli per ritrovarli differenti da noi. Perché la sfida del territorio la vince quando è pronto. La comunità è pronta ed è formata. Noi possiamo investire, ma dopo dovremo trarre i benefici da chi verrà, dai più giovani. E dopo aver quindi assunto un impegno con una delibera di un percorso che segna un percorso con la realizzazione anche di
come dicevo, di strutture e di strumenti che ci consentono nel breve e medio periodo di avvicinarci a delle pratiche innovative, abbiamo adottato anche un altro atto importante, e questo è l'atto per il quale ci vedremo a breve, abbiamo anche formalmente iscritto l'associazione, è l'osservatorio di Rifiuti Zero, perché l'ho visto insieme all'amministrazione come un'opportunità. In un clima, voglio dire, in cui le amministrazioni hanno poche risorse, hanno, consentitemi di dire, anche poca professionalità, perché se il pubblico impiego è purtroppo bloccato, non ci consente di andare ad assumere dei giovani volenterosi e preparati per metterli a lavorare sulle necessità del territorio, ci ritroviamo ad avere dei bravissimi funzionari, ma che sono figli di un'altra epoca, che sono figli di sistemi di raccolta che hanno delle distanze abissali da quelli che oggi dobbiamo insegnare ai più giovani. E allora, se ci sono tutte queste difficoltà, abbiamo bisogno di avere, abbiamo la necessità di avere dei supporti. Quando c'è l'impegno volontario che ci mette a disposizione delle regole e dei supporti come l'osservatorio, bisogna cogliere al volo. E lo si fa, questo osservatorio che si andrà a costituire, quindi avrà dei componenti dell'associazione Zero Waste, del patto sostenibile, avrà un componente della società che gestisce il servizio rifiuti in città, della società provinciale per lo smaltimento dell'indifferenziato, che provincia Caserta e la GISEC, avrà dei componenti nominati dal sindaco, dalla giunta, in termini di comprovata esperienza, che io dico apertamente a voi, lo dico in loro presenza, che andremo a scegliere con dividendi, con gli amici di Mondragone e con loro, perché se ho detto ho bisogno di una mano da parte vostra, non è che tengo il jolly in tasca, perché se avessi già una grossa professionalità che mi può far cambiare le cose in una città difficile in termini di rifiuti, l'avrei fatto ancora prima di iniziare ad approvare questi atti. Non mi dilungo più, io vi ringrazio per questa possibilità che mi è stata data, ringrazio loro, crediamoci e consentitemi, fatemi continuare a sognare che anche una città che relativamente ai rifiuti ne ha fatti di danni nel passato, oggi possa ripartire dai rifiuti rivedendo un po' l'immagine che la città stessa vuole avere, e dove se la sfida è difficile non significa che non sia percorribile, ma significa soltanto che ha bisogno di un impegno. Grazie. Grazie al sindaco Gianni Schiappa. Mi permetti, era partito un po' piano piano, ha fatto i complimenti e ringraziato, però ha detto una bomba finale, diciamo. Ha avuto il coraggio di dire una cosa che noi rileviamo, però non ci permettiamo di dire a molti sindaci che hanno, come dire, tra virgolette, le mani legate per quello che dice dei funzionari, purtroppo. Adesso c'è la mancanza di professionalità, mancanza di visione, o ci saranno altre cose, non lo so, ma purtroppo spesso nei nostri comuni esiste questa piaga. Non so se poi gli altri sindaci e assessori possono confermare, vedo Piero Pesce che fa l'accento di sì con la testa, quindi. Ma insomma, noi 8 anni di storia abbiamo fatto un poco di esperienza ce l'abbiamo, insomma. Poi l'altra cosa che voglio dire è, Virginia, vuoi dire tu fatto nella scuola, perché giustamente il signor Schiappa è figlio di un segno. Quando lo vedete mi dite voi, no, perché giustamente la scuola dovrebbe essere un po' fa a volte così. Sappiamo tutti i problemi della scuola e devo dire che la nostra azione nelle scuole pure stenta un pochettino, però ultimamente stiamo, come dire, macinando i compiti nelle scuole, e noi abbiamo con noi 2 presidi delle scuole, la preside Califano di questo istituto che si ospita, che è molto sensibile all'argomento, e tra l'altro oggi abbiamo fatto questo pranzo con le eccellenze campane tenuta da del pepe, vino dell'Irpinia, pastificio massa, pasta di Gragnano trafilata in bronzo. Avevamo ortaggi e verdure di Appenga, un'azienda agrituristica di Sarno, e il pomodorino di La Carmela, di Dalcunzi, che è qui.
che adesso sarà lui a intervenire. Dicevo, Virginia Villari, neanche fatto apposta, preside del terzo disco di Pisano, che è una delle poche, purtroppo, scuole che sono già nell'alveo delle scuole ecosostenibili. Noi stiamo cercando, vorremmo che, come dire, tutti quanti accogliessero questa sfida, cercando di portarla in giro per tutta la Campania, per far sì che molte scuole diventino, insomma, a rifiuti zero e comunque ecosostenibili. Tempi. Allora, ricordo a tutti quanti che avete 7 minuti di tempo per intervenire, sono troppi per fare. Per qualcuno sono poca. Ha fatto una media così. Allora, volevo salutare Michele Ruggiero, assessore del Ciclo Integrale dei Rifiuti di Sarno, che se vuole intervenire magari facciamo, come dire, prima dell'intervento finale di Franco Matrone, poi mi dice lei se vuole intervenire, magari facciamo un piccolo accenno anche sul discorso dell'area del biogassificatore, non quello privato, ma quello diciamo pubblico, che magari sta saltando, non so, ci dirà delle notizie. Vediamo un attimo. Allora, lascio la parola a Pasquale D'Annunzi, che si parlerà di qualità, ovviamente di eccellenza campana, su aziende, eccetera, eccetera, e di un progetto sul riciclo della banda spagnola. Ma buonasera, innanzitutto. Il tema è abbastanza libero, perché mi lascia soltanto dire ecosostenibilità e rifiuti zero, ma l'ecosistema è il tema dei nostri giorni, sostanzialmente. E questo mi spinge a valutare la cosa sia come un cittadino normale, ma anche come un produttore, un cittadino che poi produce un prodotto che va in un contenitore che deve essere smaltito e che deve essere differenziato per poter essere recuperato e riciclato. Come cittadino credo che è inutile dire che bisogna accentuare ancora di più la cultura della differenziata, secondo me, in maniera molto molto forte, credendoci fortemente e non pensando che è un fastidio, perché noi non dobbiamo dar fastidio al mondo nel quale viviamo, questo è il problema. L'unico fastidio che noi possiamo arrecare è quello di provocare ulteriori danni ad un mondo già abbastanza compromesso, in un certo senso. E quindi l'impegno da cittadino, da chiunque cittadino, è quello di avere rispetto dell'ambiente nel quale si vive. E per avere rispetto nell'ambiente nel quale si vive bisogna amare il paese per tenerlo come dire, come un gioiello vero di famiglia, come noi teniamo il gioiello vero di famiglia, perché il territorio non è una cosa che non appartiene a noi. Noi alcune volte pensiamo che le nostre cose sono le nostre cose, le cose di tutti a volte non sono anche le nostre cose. Invece penso che dobbiamo incominciare a capire che le cose collettive hanno un valore più alto di quelle che appartengono ad ognuno di noi, perché quelle collettive sono l'insieme dei nostri comportamenti, e se i nostri comportamenti sono virtuosi il mondo è virtuoso, se i nostri comportamenti non sono virtuosi o qualcuno non si comporta in modo virtuoso, alla fine rende il comportamento di tutti poco virtuoso e il nostro territorio poco appetibile. Quindi dobbiamo cominciare ad avere questa cultura forte del valore collettivo, del patrimonio collettivo della nostra comunità e del nostro territorio. Questo è il primo concetto. Ma questo lo dico da cittadino, e quindi lo dico da consumatore, da smaltitore, da utilizzatore, come volete. Invece poi io mi trovo in un settore come imprenditore, e qua parlo come imprenditore, che è un settore, grazie a Dio, non in cattività. Consentitemi che, insomma, non sono un forte sponsor di coloro i quali si dichiarano vegetariani, vegani, però in un certo senso anche il rispetto e la moderazione nell'utilizzo di alcuni prodotti alimentari credo che debba avere un giusto equilibrio anche nella nostra vita quotidiana.
e quindi pure rispettando e non drammatizzando su chi utilizza prodotti un po' in cattività, diciamo così, mi pare logico di sentirmi felice di stare in un settore che produce vegetali e conserve vegetali, in particolare la mia azienda produce pomodoro, e quindi un settore diciamo non in cattività, ecco, nella produzione di non in cattività. Questo prodotto è un prodotto che ovviamente, a mio avviso, per le caratteristiche che rappresenta il nostro paese, deve puntare ad una fascia di produzione medio-alta, non una fascia di produzione medio-bassa, perché nella fascia medio-bassa noi abbiamo la concorrenza mondiale che si affaccia con tanti costi diversi dai nostri, che ovviamente ci fanno concorrenza, e noi non riusciremmo sicuramente ad essere competitivi con tanti paesi al mondo che oggi producono del pomodoro in generale. Se noi invece riusciamo nel nostro paese, per la storia che abbiamo, per le origini che abbiamo, a produrre prodotto di alta qualità, secondo me noi non abbiamo concorrenti in nessuna parte del mondo. Anzi, identificare bene il nostro paese con un prodotto di eccellenza che è anche quello del pomodoro, che è inserito all'interno di un percorso virtuoso dell'alimentazione umana, che è quella legata alla dieta mediterranea, che io chiamo alimentazione mediterranea, perché l'idea di dieta, si vede, no, dalla mia stazza, non può essere affermata, sarei ipocrita a parlare di dieta con questo fisico, no? Però l'alimentazione mediterranea sì, l'alimentazione mediterranea è una cosa che ci appartiene, che è nata qua, che è nata dai nostri antenati, che è nata nei nostri territori, che è nata nel sud d'Italia in particolare, e quindi noi dobbiamo essere pieni di questa cosa ed averla come un patrimonio da offrire al mondo. Non è solo il patrimonio dell'UNESCO la dieta mediterranea, è il patrimonio dei nostri territori, con molta franchezza. E all'interno di questa alimentazione mediterranea il pomodoro è un ingrediente importantissimo. Io ho già utilizzato alcuni minuti, mi soffermo sui più ultimi 3 minuti per dirvi che cosa penso invece anche rispetto ai prodotti che noi facciamo. Intanto, attenzione, il mercato in generale oggi non va più sui prodotti di massa. Guardate, è un dato acquisito, anche i supermercati oramai che fanno quasi, hanno capito che fare da hard discount o da discount di basso prezzo non serve a niente. Le offerte 2x3 per esempio incominciano a diminuire, ma perché? Perché il consumatore individua nelle offerte 2x3 molto spesso un criterio di falsità, nel senso che capisce il consumatore che se uno mi offre 3 cose al prezzo di 2 significa che mi deve dare un altro prodotto, quindi non mi può dare sicuramente un prodotto di qualità. Quindi anche i supermercati stanno creando dei panel o delle nicchie di prodotto di prime molto più elevate in termini di qualità, e il trend degli ultimi 3 anni dice che cresce nei supermercati non più il consumo del prodotto di massa, nonostante le difficoltà sociali, economiche che abbiamo, ma cresce il livello prime, quindi il livello di migliore qualità nel consumo. Inoltre cresce nel consumo anche la marca privata del supermercato. Che cosa significa questo in una parola? Significa che il consumatore, diciamo, una volta si accontentava di dire dammi un buon prodotto, ma soprattutto fammi star bene, presentamelo bene, con un buon bel packaging, con una bella marca, con un bel nome. Oggi il consumatore dice no, io voglio un buon prodotto e voglio essere gratificato dal prodotto. Che cosa significa questo? Significa che nel prodotto vuole sicurezza, che nel prodotto vuole bontà, che nel prodotto vuole sostenibilità del prodotto, che nel prodotto vuole un'etica, che è l'etica della produzione, della filiera, del rispetto delle persone che ci lavorano, del rispetto degli standard di qualità elevati, vuole una serie di cose. Io devo segnalarvi,
lo dicevo prima, ma era un'affermazione che avevo scritto venendo qua proprio, ed è quella per la quale io voglio lasciare il messaggio anche qui. Guardate, nella nostra mente, per le stesse ragioni per le quali parlavo da cittadino prima, è difficile, noi abbiamo un prodotto che viene nella maggior parte conservato in scatole di banda stagnata, spesso o di acciaio o di alluminio. L'acciaio e l'alluminio è il prodotto più riciclabile che noi abbiamo. È un prodotto riciclabile in maniera illimitata. Cioè questo prodotto, penso che l'abbiate già detto tutti, può essere utilizzato più volte in tante maniere. Cioè possiamo utilizzare i nostri pomodori, ma se facciamo una buona raccolta differenziata, quelle scatole del pomodoro possono diventare altre lattine per bevande, possono diventare lampade, possono diventare biciclette, possono diventare una serie di altre cose. Possono diventare arredo, possono diventare tombini per le costruzioni, possono diventare tante. In un certo senso questo rientra nella logica dell'aumento di mercato. Perché? Perché la qualità e il riciclo sono insieme una lotta vera allo spreco, e lo spreco è quello che forse danneggia anche l'economia di molte famiglie. Un prodotto di qualità costa di più, e quando costa di più noi siamo tentati a non disperderlo, a non buttarlo via nel cestino. Statisticamente è dimostrato che i prodotti di qualità abbattono la percentuale di quello che noi buttiamo nell'immondizia, che è il 40% dei prodotti che noi compriamo, attenzione, non è poco di quello che noi compriamo, l'abbattono più dei due terzi, cioè praticamente si scende sotto il 10% quando il prodotto di qualità, perché vediamo che costa e ce lo guardiamo bene da buttare, lo conserviamo, se mai non recuperiamo, eccetera eccetera. In un certo senso si mangia oggi meglio, o si tende di mangiare meglio, ma si mangia anche un po', anche mangiando meno si conserva la necessità di ricercare la bontà delle produzioni. Poi è difficile, ecco, questo è il concetto finale, lascio così agli altri la parola. Io alcune volte penso, com'è possibile pensare che da un riciclo di un semplice barattolo possa nascere qualcos'altro? Noi dobbiamo incominciare a pensare invece che non è difficile e non è inimmaginabile pensare che anche dal riciclo di un barattolo di pomodoro, e noi anche per questo usiamo i migliori contenitori possibili sul mercato, perché noi crediamo che anche dal riciclo di un barattolo può nascere, a nostro avviso, un mondo migliore. Questo è quello che noi pensiamo. È difficile pensare, però è difficile pensare che può nascere un mondo migliore, ma noi ci dobbiamo credere fortemente. E allora l'impegno è, da cittadini, essere attenti al rispetto del nostro mondo e del nostro ambiente. Da produttori l'impegno è quello di essere molto attenti ad utilizzare quanto più materiale che si può riciclare in maniera illimitata e può far scendere, come dire, il costo per le famiglie, ma anche il costo delle comunità. E noi dobbiamo batterci per questo. Secondo me questo è l'impegno che noi dobbiamo assumere, e questo è l'impegno che, di fronte alla ricerca di sostenibilità e alla ricerca di rispetto di quell'etica di filiera, anche l'imprenditore deve sempre avere, pensando nella vita che forse è meglio rinunciare ad un marginale di profitto inferiore rispetto ad una prospettiva di mondo migliore, perché non si investe solo per l'azienda o per i propri figli, ma si investe per l'intera comunità. Grazie Pasquale D'Annunzi per la sua reale testimonianza, che è basata appunto su una storia della famiglia e sulla scommessa nella qualità che da sempre ha portato avanti la propria azienda, ed è quello su cui noi appunto lavoriamo. Quindi ricordo, diciamo, le aziende che hanno sostenuto la parte del food,
anche aziende che hanno partecipato, diciamo, a Coffee Break che c'è stato con le arance, con il pane del grano cilentano di una volta, l'olio che è stato realizzato con olive locali, eccetera, eccetera. Le torte che sono state fatte in maniera artigianale e casalinga. Allora, siccome il vice sindaco di Santa Maria Vico, Pasquale Crisci, non è ancora arrivato perché è rimasto intrappolato nel traffico, sta per raggiungerci, però non so che ha fatto per la strada che da qui porta a Santa Maria a Vico e da Santa Maria a Vico qua è praticamente impossibile a volte, specie in questo periodo, domani è l'Immacolata, quindi è sicuramente un periodo infausto per fare questo tipo di trasferte. Io darei la parola a Nunzio Senatore, vice sindaco di Cava di Tirreno. Faccio anche una domanda del suo tipo. Sì, prego. Magari mi puoi rispondere dopo, per parte del discorso. Diciamo, so che Cava, come ho già accennato prima, ha diciamo, come dire, la patata bollente di aver ereditato una certa situazione a livello di società, c'è la doppia forza, due soggetti che gestiscono il ciclo della raccolta dei rifiuti e ovviamente probabilmente uscirà fuori anche un sovrannumero di addetti, magari la mancanza di qualifiche, eccetera, eccetera, e quindi c'è un lavoraccio da fare. Però io penso che proprio quando ci sono queste cose c'è una volontà di seguire questo percorso, ovviamente aiutandoci e aiutandosi, cercando di mettere mano anche alla professionalità della riqualificazione degli addetti, man mano ovviamente, gradualmente, si possono aggiungere comunque dei risultati, perché spesso diciamo, utilizzare una certa maniera determinati dipendenti, in una maniera anche non convenzionale, può essere che ti ritorna dietro quel costo che stai sostenendo. Poi è difficile adesso entrare nel dettaglio, ma noi abbiamo non delle ricette, ma diciamo delle strade per arrivare a determinate soluzioni che ovviamente vedremo poi quando sarà il momento. Lascio la parola a Nunzio Senatore. Grazie, buonasera a tutti e grazie per l'invito a questa bella manifestazione. Noi siamo parti, che noi amministriamo la città da un anno e mezzo, io sono assessore ai rifiuti, all'ambiente e anche altre cose, comunque le cose importanti che interessano in questa serata sono appunto rifiuti e ambiente. Abbiamo ereditato, dicevo, una situazione non critica dal punto di vista di percentuali, diciamo siamo partiti dal 60% di raccolta differenziata, con già una bella percentuale, e siamo arrivati ad oggi ad avere quasi il 67%, che diciamo, sembra poco, ma passo dopo passo diventa certo. Raggiungere poi il livello, diciamo, da 0 a 50 si raggiunge facilmente, poi man mano diventa sempre più difficile aumentare in punti una piccola percentuale diciamo, da raccolta. Diciamo che nonostante questo non è che siamo, ci riteniamo bravi, nel senso comunque le cose da fare sono tante, non siamo contenti di come risulta la città in alcuni punti è sporca ancora, quindi ancora delle criticità. Cerchiamo di tutti i giorni, attraverso quindi un impegno costante che è fatto di tre cose importanti, una forte repressione sul territorio, abbiamo una delle prime, dei primi atti che abbiamo fatto, abbiamo portato la nostra sanzione da 150 euro a 500 euro, una buona comunicazione, siamo tutti i giorni nelle scuole con, diciamo, con dei progetti importanti, come diceva qualcuno prima, ad esempio quello del figlio Schiappa che l'ha preceduto, dobbiamo fare molta comunicazione nelle scuole, perché loro da qui si parte, scuole non tanto scuole superiori quanto scuole elementari e medie, quindi i bambini che devono seguirci dei progetti importanti, siamo supportati anche dalle piazze a fumo e malato amico, quindi come dire, dobbiamo un attimo tutti quanti in sinergia agire su questo fronte e non dobbiamo mai abbassare la guardia, nel momento in cui la guardia viene abbassata i risultati quindi calano più vertiginosamente, quindi il fiato deve essere sempre sul collo dei cittadini. Dal giorno che abbiamo messo questa sanzione, abbiamo portato la sanzione a 500 euro, in un mese circa 2000 cittadini si sono recati presso gli uffici della nostra società partecipata a prendere il calendario dei rifiuti. Questo voleva dire che fino ad allora nessuno sapeva come si differenziava, nel senso quando abbiamo portato questa sanzione a 500 euro, 2000 cittadini in giro di un mese e mezzo sono andati là per chiedere il calendario, perché ogni giorno quello che tenevano quello sversava. Quindi questo è un dato quindi emblematico. Stiamo facendo delle cose, noi abbiamo diritto a rifiuti zero, quindi già da tempo,
però non abbiamo portato avanti a fondo, cioè nel senso non stiamo portando avanti cioè i vari punti, perché abbiamo delle difficoltà. Come dicevi tu prima, abbiamo questa doppia entità, che da una parte la società partecipata con 180 dipendenti, che sul nostro territorio fa spazzamento, rifiuto della parte indifferenziata, pulizia delle fontane, abbiamo tante fontane belle a capo, quindi vengono particolarmente, sempre statale, e altre cose pure diciamo complementari. E poi abbiamo un consorzio che praticamente ha il compito di raccogliere la parte doppia della differenziata, quindi carta, cartone, vetro, multimateriale. Stiamo cercando di accorpare questi due soggetti con grossissime difficoltà, perché comunque teniamo conto che innanzitutto questi soggetti del consorzio hanno dei vantaggi sia economici, hanno un contratto diverso, quindi prendono più soldi, diciamo a differenza di quelli del... Quindi stiamo portando, cercando di attraverso le trattative sindacali di portare sullo stesso piano tutti quanti, e poi anche hanno un contratto che gli permette solo di vendere quella parte nobile della spazzatura, quindi dell'immondizia. Quindi loro in questo momento rifiutano di raccogliere i rifiuti, quelli meno nobili. Quindi c'è un lavoro molto grosso da fare, poi per altre difficoltà abbiamo dei numeri da acquisire. Quindi tutta una serie di difficoltà però stiamo superando, e nel giro di qualche mese ancora diciamo, dovremo riuscire a portare questo, diciamo, a portare quindi a casa i risultati. Nel frattempo abbiamo fatto delle attività importanti di sperimentazione in alcune aree dove abbiamo raggiunto il 75% del porto differenziato, stiamo allargando mano a questa zona, queste aree, quindi attraverso quindi altre attività importanti. Dicevo prima, quindi repressioni, comunicazioni e anche incentivo. Non dobbiamo dimenticare gli incentivi. Abbiamo portato al 30% di risparmio a chi conferisce presso le nostre case ecologiche i materiali, quindi può risparmiare sulla bolletta una percentuale fino al 30%. Altre cose piccoline, ma comunque anche simpatiche, per quanto riguarda la raccolta, ma anche importanti, la raccolta dell'olio esausto. Diamo 5, su 5 litri di olio esausto, diamo una bottiglia di mezzo litro di olio extravergine di olive nei nostri territori. Quindi sono tutte iniziative che comunque danno grossi risultati anche in termini di sensibilizzazione, quindi cerchiamo mano a mano di fare questa attività. Ripeto, le cose da fare sono tante, cerchiamo un attimo di non perdere occasioni quindi per fare comunicazioni per bambini, però ripeto, queste non sono dei traguardi, sono punti di partenza, quindi da quali dobbiamo partire per portare quindi la nostra città, che è bella perché la conosce, a livelli elevati, a livelli di elevati raccolti, quindi per renderla sempre più bella e più pulita, ma non solamente in un discorso locale, come diceva qualcuno prima, ma proprio il mondo, dobbiamo cercare di curarlo, questo di ragazzi, e di lasciarlo nel modo migliore di come l'abbiamo trovato, come dice un famoso proverbio indiano. Quindi tutti quanti insieme possiamo intervenire, possiamo operare, quindi attraverso le attività, ripeto, ora nel momento in cui partiamo con questa unificazione, il nostro percorso quindi è quello dei rifiuti zero, quindi dobbiamo fare tutti quei passaggi, quindi con l'osservatorio, lo faremo così, siamo proprio pronti, nel senso abbiamo l'elenco dei comuni. Ma noi ci siamo già nell'elenco, solo che abbiamo già deciso, abbiamo già deciso rifiuti zero, quindi senza la prima. Non mi ricordavo. Però l'osservatorio dobbiamo partire, come dire, con la forza. Allora, facciamo così. Con la forza, una promessa. Noi abbiamo difficoltà la mattina, quanto ci togliamo? La difficoltà di dire il sacchetto è mio e tuo, il consorzio della patente. Mio e tuo, quindi alla fine tu unifichi, bravo, questa dicotomia dobbiamo un attimo intervisare la sezione dell'osservatorio. Dimmi, una domanda dal cittadino Cavese, prego. Te l'avevo fatta anche prima, sì, in privato, però mi sembra giusto farla davanti a tutti, sì, quanti. Dai. Immagino che il 75% l'avete raggiunto dove avete fatto i sacchetti con... Non il codice a barre, cioè i sacchetti sono tutto il codice a barre. Ok, perfetto, meglio ancora. Avete individuato una terza tecnica che non conosciamo per individuare il cittadino e monitorarlo. Sarebbe forse utile, visto che è il 10% in più rispetto a tutta la cittadinanza, l'altra parte della città. 67, ok, 8%, 7%, è un'altissima percentuale, 75%, lo fanno a Rofrano forse, dove sono 1000 abitanti, e anche più. Quindi probabilmente questa strada che avete percorso potrebbe portare a migliori risultati. Quando, entro quanti mesi pensate di poter espandere? Il problema volevo fare domani mattina. Tu quando fai qualsiasi attività devi confrontarti con sindacati,
che praticamente loro urlano i cassonetti, perché il momento di prendere la busta da terra, mettere sul camion, il momento stancante, durante. Quindi nel momento in cui tu fai una cosa, oppure se tu metti un punto di raccolta concentrato in una zona e lo sostituisci con 10 punti diversi, diventa anche per lo stancante. Quindi nel momento in cui tu cambi modalità, devi scontrarti una serie di problemi che non hai idea. Nel senso, comunque, delle cose che tu immagini che siano qualcosa importante e così via, però nel momento in cui poi le devi attuare ti scontri contro dei muri. Quindi alla fine comunque non è facile. Noi abbiamo fatto questa prima sperimentazione di 1000 abitanti, il secondo step è quello di 3000 abitanti, ma non è questo qua, non possiamo fare step su step. Nel momento in cui abbiamo questa unificazione, nuovo piano industriale, nuove attività, quindi si parte proprio con innanzitutto anche in alcuni momenti della città, in alcuni giorni della città ci sono raccolte diverse, noi dobbiamo unificare queste cose qua, c'è tutta una serie di cose tecniche, a loro siamo interessati poco, se vuoi poi vi spiego in privato, quindi come dire, nel senso comunque, ripeto, non è semplice un'immagine, nel momento in cui, ripeto, tu hai intaccato delle cose, cioè cambia tutto, va bene, ringrazio tutti quanti, grazie per la presentazione e buon proseguimento. Grazie a tutti. Sì, ho fatto di più. Va bene. No, sette minuti. Hai notato che va bene. No, ringraziamo il nostro senatore, è stato abbastanza esplicito. Appena ci sarà insomma l'unione facciamo la prima sessione dell'osservatorio, che è un momento di confronto dove tutte queste cose le andremo, come dire, a mettere pure un attimo sulla valutazione, perché ovviamente poi arriveremo al punto in cui dobbiamo anche vedere nell'interesse del comune e dei cittadini. Di questo 75% quanta parte va a riciclo, come mi conferma Piero. Sì, vai avanti. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che significherebbe che noi, oltre al 25% di indifferenziato, dove io, Luca, verremo ad aprire le buste per vedere che cosa i cittadini capesi non differenziano, per vedere se ci sono errori di prodotti già testati o errori di valutazione nella raccolta, ma questo è, come dire, un fatto che fanno i comuni più avanzati, ecco cosa serve anche l'osservatorio. Ma se non abbiamo il dato di cosa va a riciclo, ci converrà mettere anche le mani nel differenziato del 75% per vedere a che punto è la qualità. Anche perché l'Europa ci chiede l'obiettivo di riciclo. L'Europa ha posto la direttiva entro il 2020. E tutto quello che esatto, sì, allora forse probabilmente non l'abbiamo detto oggi in questa sessione, l'abbiamo detto molto. Intanto invito le due prese se vengono qua e così là, e chiedo all'assessore Ruggiero se dopo vuole parlare prima di l'Adalardo e poi interveniremo con Crisci se ci raggiunge e con Franco Matroni. Allora, stavo dicendo, la cosa che non abbiamo detto è che rifiuti zero, in realtà, oltre che alla differenziazione di qualità, punta anche ad un altro concetto che è essenziale, la riduzione del monte dei rifiuti. E come la facciamo la riduzione? Adottando delle buone pratiche, le case dell'acqua pubbliche. Poi ci incontreremo con il sindaco Scarpa, non avete accorto su questo punto. Le case dell'acqua, le mense sostenibili con i prodotti lavabili, per dire il giro del bus della pianoria, sono tante cose che noi abbiamo nel nostro protocollo cinese. Allora lascio un attimo la parola alla professoressa Gaetano. Buonasera a tutti e benvenuti in questa realtà. Farò un discorso un po' comune con la preside di là, mia collega da Trento. Ho ricevuto l'invito già l'anno scorso e ho aderito subito ad accettarlo in questa scuola perché lo sentivo anche un po' mio. Dottor Pesce, io nel 1994 ero ai 6 giorni della comunità di Passarello. Poi contattavo la Lombarda, contattavo la Neplastic, che adesso non c'è più, perché ero un insegnante di scienze abbastanza, come dire... 94 stavo ancora diceva, sì. Però, ascolti, ho sempre sentito mia questa necessità di, con gli studenti,
portati vicino a certe tematiche. Nella scuola noi abbiamo un mandato che è diviso su tre grandi punti: istruzione, formazione ed educazione. Io ho sempre ritenuto che il ragazzo può darmi anche con una nozione in meno. Quanti dimenticare il momento la declinazione del latino prevede andare via con una bella formazione di comportamento, di consapevolezza, e allora se li porta dietro, li porta nella sua famiglia, li porta all'esterno. Con questa declinazione in tasca non è che gli dà un taglio chissà quanto importante. Quindi quello di creare comportamenti, coscienza e consapevolezza, io l'ho sempre ritenuto di grande importanza. Lo sentivo già da docente, figuriamoci oggi da preside. Questa è una comunità molto complessa e abbastanza numerosa, conta 1300 alunni. Qui ogni mattina sono 1300 tra alunni, 150 professori, 44 dipendenti, quindi anche qui c'è una piccola cittadella. Anche qui da prima mattina dobbiamo cominciare a dare un cambio di attenzione ai rifiuti zero, alle coscienze ecologiche e io direi anche di grande importanza il rispetto dell'ambiente. Forse lo dobbiamo anche nei rispetti della prevenzione alla salute, perché i nostri territori sono troppo attaccati. Non c'è famiglia che abbia un problema di salute. E anche il più, come dire, disattento prova questo, che qualche colpo un ambiente inquinato ce l'ha. A Nocera manca, io l'ho controllato, manca un discorso di registro epidemiologico che dovrebbe venire fuori, che tanti anni fa c'era, e quindi dobbiamo prestare attenzione. La scuola, come diceva l'assessore, deve dare subito il taglio, proprio dai ragazzini. Quel pelato là, signor D'Acunz, dottor D'Acunz, quel pelato là è una lattina di pelati che viene da San Valentino, dove c'era ancora 15 anni fa un laboratorio di riciclo. Veramente c'è cioè, dalla qui presente. Quindi i ragazzi da subito devono capire che quando si vedono qualcosa intorno, come lo scatolo di cartone che va a fare la spesa e poi ritorna al ciclo, oppure dare ancora ai ragazzi quindi, tramite le scuole, come facevano le nostre nonne, veramente lo faccio ancora anch'io, l'ultima acqua di risciacquo sulla bagnare i fiori. Insomma, e qui nell'alberghiero poi, per eccellenza, il discorso del riutilizzo degli scarti, assolutamente il riutilizzo degli scarti. Quindi dicevo questo, dicevo che io ho accolto subito l'invito a questa conferenza e già oggi, in un momento, come dire, più vicino al tavolo, abbiamo visto subito quale pianificazione dà. Certo, un attimino pian piano di respiro, di pianificazione. Incominciamo dal fatto che proprio ieri sul mio tavolo c'era la richiesta del collettivo degli studenti, 1300 studenti, che chiedeva l'acqua. E allora oggi questo input mi ha permesso di... Uno poteva pure pensare senza questa conferenza, dice ma no, che dobbiamo fare con questi distributori delle bottigliette? Ma che dobbiamo fare? Li compra all'alberghiero e poi li porta dalle cucine, li porta qua? Inventiamoci qualcos'altra cosa, diamo il segnale. Bene, ecco, io penso di andare in questa direzione, quindi con i nostri figlioli, con gli studenti, quindi le preside, le scuole hanno, i docenti hanno, devono avere di queste contaminazioni. Oggi, questo momento qui, io sono sicura, lì ci sono anche gli studenti del corso serale, questa è una scuola molto attenta, apre alle 7:15 e chiude alle 9:30. Qui ci sono gli studenti del serale, che sono adulti, alcuni hanno anche un'età più avanzata, sono rientrati nel ciclo dell'apprendimento e quindi tra qualche anno sono fuori e diventeranno gestori e quindi portano con sé magari le contaminazioni che hanno avuto nel loro percorso. Sicuramente molto di più. Sono passati 7 minuti, molti di più della lezione della classe. Questi sono momenti più dinamici, momenti che vanno di più. Allora ho preso tutto. Ci mancherebbe, sei la padrona di casa e non smetteremo mai di ringraziarti per la... È stato piacevole ascoltarla sicuramente, vero? Quindi, niente, io stamattina con ben 8 scuole, 140 alunni, abbiamo realizzato con gli amici Pino e De Vicchio questa prima parte del seminario sull'ecosostenibilità ambientale dei rifiuti zero. E le scuole, la loro parte, io parlo per la mia scuola, per la scuola della preside, e penso di poter dire con orgoglio che molte altre scuole, come noi,
si interessano di questi problemi. Non c'è scuola che non abbia inserito all'interno del POF, il piano dell'offerta formativa che adesso è triennale, un progetto di educazione ambientale che si sposa di pari passo con un progetto di educazione alla salute, che per quanto riguarda la mia scuola, riguarda relativo principalmente all'alimentazione, quindi educare gli alunni fin dalla scuola dell'infanzia a un corretto stile alimentare. Nella scuola mia, io dico mia perché la sento mia, sono quasi 20 anni, sono stata insegnante fissata per l'ambiente dall'85, parlavo già di raccolta differenziata, poco il cassonetto, una recita che abbiamo fatto con i bambini nell'85, e quindi ho riportato da dirigente questa mia sensibilità e ho cercato di coinvolgere in maniera massiccia le famiglie in primo luogo e i docenti, che sono poi l'elemento trainante e lo strumento attraverso il quale vengono veicolati dei messaggi. Anche per quanto mi riguarda, partiamo dai bambini di 3 anni, cercando di abituare i bambini a una corretta differenziazione dei rifiuti. Parliamo più di riutilizzo che di raccolta differenziata. Nelle scuole si fanno progetti di alfabetizzazione motoria di pari passo con l'educazione sanitaria all'alimentazione. Diciamo che il terzo circolo, io lo dico con orgoglio, Michele, senza tema di essere smentita, è un po' il fiore all'occhiello del disarmo, perché abbiamo portato il fotovoltaico, grazie ai fondi europei spesi fino all'ultimo centesimo, abbiamo messo il fotovoltaico sui tetti dei nostri plessi, ricicliamo l'olio usato, facciamo compostaggio, non abbiamo quasi nessun bambino che mangia merendina, abbiamo cercato di educare le famiglie alle merenda, abbiamo quasi un menù fisso. Questo contro la legge, sì, perché non si può fare. Nelle mense della mia scuola io ho convinto anche il comune e la ditta che ci fornisce la mensa a non portare i pasti monoporzione, ma a scodellare a scuola. Quindi anche se la legge non è che ce lo consente tanto, però la mattina i bambini mangiano con nei piatti di plastica, ma mangiano nei piatti di ceramica con lo scodellamento da parte delle signore. Quindi diciamo che la scuola la parte sua la fa. E ci vorrebbe un dialogo più incisivo, maggiore con le amministrazioni, con gli amministratori, perché anche se a Sarno non stiamo messi abbastanza bene come raccolta differenziata, però non è stata fatta una informazione capillare. Io mi sono resa disponibile con le mie docenti, che ringrazio sempre, per affrontare il problema con le famiglie, lo abbiamo anche fatto, però credo che ci vorrebbe maggiore sinergia tra le varie istituzioni. E mi fermo qua perché non voglio rubare altro tempo, ho parlato tantissimo stamattina, quindi passo la parola al segmento. Se ci consentite, abbiate bontà, io devo andare a casa, manco dalle 7:30 di stamattina, la collega deve recuperare la figlia, quindi vi lasciamo veramente con i nostri ringraziamenti e con l'auspicio che tra le amministrazioni, che però stasera vedo che sono pochine, noi abbiamo invitato a tappeto tutti quanti, però tranne Sarno, Cava, Mondragone e non lo so, Santa Maria Pizzi, però dell'agro ci sono pochissimi amministratori. Questo, le scuole da loro parte la fanno. Maiori. Ma un po' più vicino li parliamo. E noi abbiamo speso tanto tempo, pensate che in questo periodo nelle scuole non avete idea di quello che si fa. Nonostante tutto noi siamo qua, abbiamo lavorato incessantemente con il referendum, con tutto, però siamo qua. Le amministrazioni non mi pare che ci siano. Però diciamo, lei ha un conflitto di interesse perché fa parte del direttivo dell'associazione. Mi hanno precisato. Grazie di nuovo e buonasera. Grazie a Virginia Vitale, grazie alla presenza di Cantano. Effettivamente diciamo, noi ci ritroviamo sulla nostra strada
persone ovviamente sensibili ed attive, con le quali possiamo imbastire, diciamo, dei percorsi, oltre che dei discorsi, ed è questo quello che facciamo e abbiamo fatto nei nostri 8 anni, altrimenti non saremmo arrivati qui, non avremmo ricevuto l'invito del Parlamento Europeo quando l'anno scorso, il 1° luglio, siamo stati lì a relazionare sulla campagna. Se non avessimo lavorato bene come volontari non avremmo rappresentato la campagna a livello europeo. È una cosa che ci colpisce molto, ma ovviamente ci rientra anche un po' di responsabilità. Noi, senza beccare un euro da nessuno, non partecipiamo a fuori. Tra l'altro in 8 anni non abbiamo neanche ancora chiesto l'ONUS a un'edizione di campagna, quindi però dobbiamo fare all'inizio dell'anno. Perché hanno altri costi, quindi non ci conviene. Hanno altri costi, vabbè, la possono prendere forse qualcosa, quindi insomma ci rimettiamo un po' meno di tasca. No, anche perché qualcuno all'interno dice, ma chissà quanto di danno per fare queste cose, chissà quanto ci metto. Comunque, allora, se c'è Ruggero che vuole intervenire, 3 minuti, così si prepara l'Adalardo, sperando che prima di Franco Madone arrivi anche Crisci, altrimenti ci manderà un video, non lo so. Allora, parola a Ruggero. Buonasera, innanzitutto vi saluto affettuosamente, vi porto saluti anche alla parte del nostro sindaco Giuseppe Canfora, nonché presidente della provincia di Salerno. Io mi trovo qua perché sono stato invitato dalla dottoressa Villani e sono sinceramente orgoglioso e felice di stare in questa compagine. Ho ascoltato con molta attenzione gli interventi dei miei predecessori. È noto effettivamente che ci siano delle difficoltà comuni per gli amministratori, anche da Cava e eccetera. Noi a Sarno non siamo da meno, infatti abbiamo qualche problemino anche noi e veniamo da un nuovo appalto con la nuova azienda e abbiamo rifiuti per strada. È inutile girarci intorno, è inutile avere il prosciutto sugli occhi e io mi rendo conto che l'informazione è stata un po' quella che è venuta a mancare nella nostra comunità. Non è un'informazione che si doveva fare dalla sera alla mattina, ma è un'informazione che deve essere continua, deve essere praticamente incessante. Quando abbiamo raggiunto i livelli abbastanza alti di raccolta differenziata, eravamo convinti che avessimo raggiunto la pace dei sensi. Dopodiché è facilissimo poi ricadere nel baratro, perché la popolazione purtroppo se non è incentivata e non è presa anche con bastone, tra virgolette, non risponde nella maniera più adeguata. Io praticamente vengo da una formazione di studi di ingegneria per l'ambiente del territorio, quindi oltre alla parte dei rifiuti mi occupo anche di inquinamento in generale. Mi facevi la domanda dell'impianto di compostaggio, io sinceramente vi dico un'opinione mia personale, dispiace tanto che abbiamo fatto un piccolo passo indietro su questa cosa. E viva la sincerità. Sì, no, non ho difficoltà ad ammetterlo, perché l'impianto di compostaggio poi si deve capire che è il punto finale di un circolo. Se non c'è il punto finale, il circolo non si chiude. E tantomeno non si può pretendere che la chiusura del circolo non avvenga sotto casa sua e avvenga sempre sotto casa degli altri. Ci stanno impianti di compostaggio fatti in una maniera, fatti bene, che funzionano in maniera ottimale. Io in questo periodo vedo invece un disfattismo, un fronte del no particolarmente attivo che io sono del parere che l'ambiente e i rifiuti non hanno colore politico, cioè il futuro dei nostri bambini, il futuro delle nostre generazioni non ha colore politico, questo è poco ma sicuro. Tanto è vero che io vengo da una generazione che ha fatto danni in maniera eccezionale, io sono quarantenne e veniamo dall'epoca del consumismo, cioè l'epoca che si deve consumare e buttare, mentre i nostri genitori hanno vissuto già in un'epoca in cui
si consumava, si cercava di risparmiare e si cercava poi di riutilizzare quello che non si riusciva a consumare. E questa è una cosa globale, non è una cosa che dipende praticamente dal nostro paese. Vi lascio con la speranza di vederci come associazione, vi invito ufficialmente al Comune di Sarno. Se volete ci scambiamo pure qualche recapito, per domani ci facciamo qualche chiacchierata insieme, perché sono pochi mesi che sono assessore al Centro dei Fiumi, ma occupato di lavori pubblici, e cerco aiuto da dove può venire aiuto, c'è qua. Va bene, la ringrazio per l'invito. Grazie. Sì, raccogliamo l'invito sicuramente, anche in questo periodo natalizio possiamo incontrarci per programmare già qualche incontro, diciamo, pubblico all'inizio dell'anno. Volevo solo dire una cosa sul bioclassificatore, che poi è compostaggio con la possibilità che diventi digestione anaerobica. Il discorso è questo. E non lo diciamo solo noi, ma il nostro guru, diciamo, Paul Connett, che è venuto a Sarno il 2 ottobre, ci ha spiegato per bene, in un semplice incontro al bar, che il bioclassificatore non è, come dire, è lui, io sono ancora più drastico, non è il diavolo in sé, però bisogna capire che il compostaggio bisogna che prima lo si adotti in maniera autonoma, specialmente in zone collinari, montane o agricole come essere sano, poi c'è il compostaggio di condominio, poi c'è il compostaggio di quartiere e solo alla fine ci sono questi siti di compostaggio. A Salerno abbiamo la realtà del sito di compostaggio misto, me lo può confermare pure Pesce, che sta vivendo una fase di grosse difficoltà, eppure è moderno, eppure è bello. Diciamo, le difficoltà ci sono perché prima non si è fatto questo cammino, e l'esempio che faceva Paul è che se noi abbiamo un bambino di 6 mesi, prima di insegnargli a camminare vogliamo insegnargli a correre, quindi bisogna fare i passi che si devono fare. Allora, quindi l'intervento del comandone se non arriva a Trisci. Allora, Valerio Adalardo, responsabile del settore dei rifiuti del comune di Baronissi, del sindaco Piante, che ha vinto la campagna elettorale anche un po' grazie a un comunicatore mio amico che è Peppe Di Nicola, quindi vabbè, ma questa era una nota così amicale. La parola ad Adalardo. Buonasera e grazie a tutti. Mi ha dato la possibilità di stasera di spiegare il modello Baronissi, il sistema Baronissi. È un sistema che, diciamo, nasce il 15 gennaio del 2001, quando è inizio la raccolta differenziata porta a porta, eliminando in 2 giorni tutti i cassonetti stradali. Da quel giorno in poi Baronissi ha vissuto in piena emergenza rifiuti dei giorni felici. Nel senso che non c'è mai stato un sacchetto o un qualcosa per strada, ma subito tutto è andato a regime. Questa, diciamo, emergenza rifiuti ha un punto poi di fine nel 2009, quando finalmente abbiamo potuto iniziare a progettare, a ragionare e a poter mettere in campo delle situazioni tali da poter incentivare la cittadinanza, che in quel momento era diventata nel frattempo virtuosa, ed era giusto darle anche, diciamo, un riconoscimento anche nei paesi. Dal 2010, con la realizzazione dell'isola ecologica, abbiamo messo su un centro commerciale alla Brescia. Che cosa significa? Significa che la cittadinanza può tutti i giorni della settimana, compreso il sabato e 2 pomeriggi, conferire i materiali, e parlate bene, si parla di materiali, non di rifiuti, perché io ho sentito sempre parlare di rifiuti, ma quello che ci porta la gente, in maniera di
finanziata sono materiali, per cui noi diamo la giusta valorizzazione a ciò che ci viene consegnato e di conseguenza noi dobbiamo comunque riconoscere loro un qualcosa, dobbiamo premiare questo sforzo. Quindi dal 2010 abbiamo posto in campo una serie di premialità che sono divise in questo modo. C'è la fascia del vetro, la fascia della carta e la fascia del multimateriale e quella degli ingombranti. Praticamente il cittadino arriva di solito logica, pesa il suo quantitativo di plastica di carta e gli viene riconosciuto per ogni chilo di quel tipo di materiale un punto, chiaramente con diciamo dei limiti quantitativi relativi al consumo medio di una famiglia, di un consumo settimanale medio. Alla fine dell'anno, in questo caso diciamo nei prossimi giorni, verrà fatto, verrà stilato un tabulato e si vedranno tutti i punti, gli ecopunti realizzati e in fascia percentuale gli viene attribuito 3 euro, 5 euro, fino a un massimo di 20 euro per tipologia di materiale riciclato. Per cui se il cittadino è virtuoso, per le tre fasce, cioè vetro, multimateriale e carta, avrà un bonus di 60 euro. 60 euro che non vengono restituiti in bolletta, ma vengono diciamo restituiti tra virgolette in natura, con degli ecobuoni spendibili presso attività commerciali convenzionate con il comune, piccole realtà commerciali. Questo per far stare un po' di sospiro a questi piccoli artigiani che ultimamente stanno un po' soffrendo con la nascita di questi grossi supermercati che stanno azzerando la microeconomia, per cui cerchiamo di dare un po' di ossigeno alla piccola salmoneria, diciamo al classico macellaio di partire. Per cui questi ecobuoni sono spendibili nell'arco di un anno presso queste attività. E questa è una incentivazione. Altra incentivazione, io sentivo prima dire l'incentivazione degli oli, il recupero degli oli esausti. Noi questa incentivazione la facciamo dal 2010 e il progetto si chiama con il riciclo dell'olio il mondo gira meglio. E praticamente per ogni 5 litri di olio esausto ne riconosciamo un litro di olio extravergine di oliva delle colline salernitane preso nel territorio del Cilento, questo sempre per dare per un patto di economia circolare, per dare anche respiro a quel tipo di economia, quindi per anche un prodotto di qualità, perché prima si ragionava anche sulla qualità dei prodotti, e quindi andiamo a comprare, perché siamo convenzionati con il comune di Controne, andiamo a comprare questo olio extravergine a questi clienti che invece l'hanno convertito per un massimo di 4 litri, perché il tetto massimo di conferimento in un anno è 20 litri, cioè il consumo medio di una famiglia in un anno. Per cui se facciamo due conti, 4 litri d'olio a 5 euro sono altri 20 euro, sommandoli ai 60 di prima sono 80. Poi c'è ancora un'altra incentivazione che si chiama pasta di alluminio. Cosa significa? Significa che per ogni 3 kg di alluminio portato in logica noi riconosciamo mezzo chilo di pasta fresca di un pastificio locale. Questo sempre per completare la filiera. Poi c'è l'incentivazione, per una parentesi, dal 95 con la trasformazione urbana che ha avuto l'indifferenziato della tipologia meteorologica 200-301 di 845 tonnellate in 3 anni, cioè praticamente il 44% dei rifiuti indifferenziati da discarica, facendo semplicemente questa accortezza, portando il ritiro settimanale indifferenziato a 15 giorni. Noi il stacchetto di indifferenziato lo ritiriamo ogni 15 giorni.
Come quindi, a Cavanna, no, Cavanna era 20 giorni. Vabbè, no? 15 giorni, tranquillo, e questo materiale in meno, cioè queste famose 845 tonnellate diciamo di materiale, io me lo sono ritrovato nella carta, nel multimateriale, nel vetro e ahimè anche nell'umido. Quindi il cumulo non lo diminuisce allora? No, questa è la sfida. Il totale annuo delle 6.500 tonnellate rimane invariato. Però la sfida che dobbiamo fare insieme. Ma il problema è che Baroni stiamo su un incremento demografico negli anni. Ah, vabbè, quindi noi siamo partiti con una popolazione quando abbiamo iniziato che stavamo al di sotto dei 14.000, oggi siamo a 17.000, poi l'università e tutta una serie di cose, quindi poi dovremo calcolare la proporzione anche dell'implementazione. Il costo del servizio, l'ultima informazione, se a qualcuno può interessare, tutto il servizio chiaro in mano. Tutto, smaltimento, trasporto. 17.000 abitanti. Siamo intorno ai 2.650. Tutto. Questa è la cifra. E forniamo anche il bus per la raccolta differenziata. Ho una domanda che potrebbe essere utile per il comune di Cavanna. Tutti i lavoratori che avete risparmiato, che fine hanno fatto? Perché alla fine se avete ridotto i percorsi, allora, i camioncini, tutto. Allora, i lavoratori noi abbiamo sempre fatto salvo diciamo il posto di lavoro. Baronissi è l'unico comune del consorzio di bacino, Salerno 1, che paga solo, diciamo, io la chiamo la tassa di iscrizione, che sono circa 16.000 euro all'anno, ma il consorzio di bacino, Salerno 1, Baronissi non ha mai messo piede. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto è che la raccolta differenziata che è partita nel 2001, come ho detto, era fatta da lavoratori socialmente utili del territorio. Quindi quel personale, successivamente ai benefici di lavoratori socialmente utili, furono stabilizzati con la Salerno Pulita SPA. Di Baronissi. La Salerno Pulita, se non lo sapete, la Salerno Pulita è nata a Baronissi, l'attuale società che diciamo fa la raccolta a Salerno. Ha imparato a fare la raccolta differenziata a Baronissi e ne ha da Baronissi perché era una serie di comuni. E diciamo era la società salernitana, noi avevamo una partecipata di 1,7%, quindi eravamo una mosca bianca, però a Salerno da noi faceva la raccolta differenziata. Poi dopo diciamo l'intesa non c'è stata e quindi amichevolmente insomma il contratto non è stato rinnovato, è stato messo a bando, abbiamo risparmiato con questa operazione 300.000 euro e quindi siamo andati avanti. 24 persone, sono 24 i lavoratori che operano sul nostro territorio. Questo è un territorio di 17 km quadrati, il fondo vado, due frazioni di fondo vado, più diciamo 7-8 frazioni diciamo versante ovest e destra, diciamo, dei monti. Questo è diciamo l'organizzazione. La gestiamo direttamente noi come comune, controlliamo, facciamo le multe, insomma, viviamo in maniera felice. Grazie dell'invito. Grazie, questa è l'altro, sono stato complimenti. Effettivamente è una situazione che fa trasparire un dispositivo reale. Effettivamente, passando per Baronissi, dobbiamo dire la verità, si nota la polizia, è inutile andare lì a trovare il nuovo. I costi sono bassissimi, diciamo il numero dei dipendenti è leggermente inferiore alla media degli occupanti delle altre società. È da studiare. È da studiare il discorso del consorzio di bacino dove si paga solo la loro iscrizione. E poi il discorso della Salerno Pulita che partiva da Baronissi con il know-how che hanno trasferito lì, ci sono tante positività. Adesso così, noi non la conosciamo perché abbiamo avuto il piacere, solo adesso non abbiamo, adesso dobbiamo dire la verità, noi con il fatto così non abbiamo interagito, grazie, come dire, la novità che ci ha portato Franco Madrone, però ci vedremo sicuramente, insomma, come ci vedremo con Sarno per dargli qualcosa, ci vedremo con Baronissi per acquisire qualcosa, perché non si finisce mai di imparare. Allora, visto che non è arrivato il rappresentante, mi dispiace per Rosa Spognamiglio, un'altra insegnante che è parte della nostra associazione,
facciamole un applauso visto che venite, è venuta. Chiedi se vuole dire qualcosa. Vuoi dire qualcosa? Cosa? Vuoi intervenire tu 2 minuti, 3 minuti? A me racconti giusto in maniera breve il percorso, come si è, visto che c'era pure anche un rango, Ghetti, eccetera. Sì, dimmi. Poi compriamo. Grazie, intanto io spero che Pasquale Crisci, vice sindaco e assessore all'ambiente, attivi, perché mi ha chiamato poco fa dicendo che era bloccato ancora nel traffico, probabilmente per qualche imprevisto, incidente. Speriamo che attivi. In pratica il nostro comune il 7 luglio scorso ha deliberato rifiuti zero in consiglio comunale e dopo questa delibera si è attivato per l'osservatorio e anche per la consulta. Però insomma i lavori sono ancora in corso. Per quanto riguarda delle iniziative, ultimamente ci sono state delle manifestazioni proprio a carico dell'amministrazione comunale sul compostaggio domestico. E sono stati sensibilizzati i cittadini con una manifestazione di piazza per presentare la funzione e l'uso della compostiera. Potranno fare richiesta di questa compostiera ai cittadini di Santa Maria Vico fino al 15 dicembre per poterla avere come dato d'uso. Sono stati distribuiti volantini e quant'altro. Praticamente questo è stato il primo passo, però chiaramente noi come cittadini, io perché sono qui? Perché faccio parte di un gruppo di cittadini attivi di Santa Maria, ma non solo di Santa Maria, della Valle di Suessola, dei comuni di Arienzo, San Felice, insomma siamo un gruppo di cittadini attivi che pungolano un po' le amministrazioni. Molto. Quella di Santa Maria Vico è stata diciamo la più sensibile, infatti per 3 anni abbiamo attivato un percorso, un cammino, a fianco della chiesa, dobbiamo dire, perché siamo partiti da raccogliere il messaggio dei vescovi che a settembre lancia il messaggio sulla salvaguardia del creato. E quindi a fianco della chiesa abbiamo attivato un percorso per sensibilizzare i cittadini, ma soprattutto le amministrazioni, che grazie a Dio insomma si sono mostrati sensibili. Infatti proprio l'anno scorso sono stati i nostri ospiti Vino ed Emidio e anche il dottore Matrone è venuto come relatore durante uno dei nostri incontri avuti con i cittadini ma anche con le scolaresche del posto proprio per sensibilizzare quanti più cittadini possibili sulla salvaguardia dell'ambiente, ma il nostro obiettivo principale era proprio il più di zero. E hanno attivato, che chiaramente non tutti i cittadini conoscono ancora, ma al momento queste sono le iniziative attivate, queste sono le novità, altro non vi posso dire. Per cui se arriva concluderà lui, altrimenti aspetteremo magari momenti successivi per aggiornarci. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Sì, allora purtroppo mi ha mandato un messaggio 5 minuti fa. Grazie a voi. È bloccato nella zona del vulcano Puro. Evidentemente c'è traffico, non è c'è stato preso d'assalto. Allora, quindi ormai siamo alle conclusioni, quindi dico Franco Matrone a mio fianco. Ringrazio tutti quanti perché è stata davvero un'altra bella esperienza del nostro percorso attivo, tutta la giornata ci ha regalato dei bei momenti e ovviamente con Franco che adesso ci farà il punto della situazione, come abbiamo scritto, ci parlerà del posto map anche della zona partenopea e quindi poi vedremo le prossime tappe anche perché il 2017 sarà un anno molto tosto perché abbiamo molto impegno sia come attivisti sia dal punto di vista anche diciamo di relazioni sociopolitiche che poi facciamo anche questo. Allora la parola a Franco Matrone. Grazie, capisco la paratura diciamo che avete messo in campo da stamattina, quindi credo che veramente a quest'ora la cosa più opportuna sia quella di essere stringata, succinta e conveniosa. Grazie innanzitutto dell'impegno che avete profuso anche meno di 7 minuti, profuso nel corso di questa giornata, perché veramente è stata intensa, abbiamo seguito anche
attraverso i media e anche per non approfittare insomma, della presenza di sindaci che vengono anche da lontano, di quali comunque va sempre il nostro grazie, perché senza gli amministratori questo percorso diciamo, avrebbe grandi difficoltà ad essere realizzato. Ovviamente l'esperienza parte da molto lontano, parte insomma, se vogliamo essere geograficamente collocati dall'altra parte del globo, dalla Nuova Zelanda, basta dell'Australia, dalle sue delle Filippine, arriva a New York, arriva a Los Angeles, a San Francisco, lì se la piglia Paul Connett, lo standard Colini la trasferisce a Cavandoli diventa poi pure pulsante di questa strategia, si irradia in tutta Italia e oggi praticamente in circa 18 paesi europei. Per dire che si viene da molto lontano, loro da 25 anni che lavorano su questa idea che è abbastanza semplice, l'uomo di qualunque, no? Tutto quello che è possibile recuperare, riciclare, rimettere come riuso, compostare, tutto quello che può essere rimesso nel circuito della produzione ha un valore. Tutto quello che è extra, perché sul piano lineare devo scavare, manufatturare, lavorare e poi distribuire al commercio e poi buttare in discarica, come percorso lineare è da scartare, quindi è riprogettare praticamente l'economia del materiale post-consumo, come giustamente diceva l'amico di Baronessi, non più rifiuto ma risorsa. E se lo guardiamo in questo senso, chiunque abbia un briciolo di buon senso, da amministratore o da cittadino, sa che questo è un percorso virtuoso, perché alla fine significa recuperare risorse, recuperare materia e recuperare economia, perché si parla di economia circolare. E quindi è un percorso che va avanti partendo da un'esperienza molto semplice, che il primo momento diciamo, di fondo, l'ha raccontato stamattina Pino, è le mani del cittadino, perché la raccolta differenziata è soprattutto una raccolta manuale. Se io separo a monte bene i rifiuti, alla fine consento a chi li amministra di poter trovare una filiera la più organizzata possibile e la distribuzione del riciclo meglio conforme per poter guadagnare. E questo è un fatto di fondo su cui bisogna insistere, ecco perché anche nelle scuole interveniamo per spiegare bene ai ragazzi e per essere poi loro da esempio per gli adulti, perché molte volte i ragazzini sono così attenti che indicano ai papà e alle mamme guarda che stai sbagliando, dove stai buttando questo materiale. Quindi diventa un percorso comune di partecipazione e di contaminazione che alla fine produce il risultato finale. Poi c'è un fatto, oggi c'è il mio amico Carlo qui che segue il MySIR che ci consente di capire diciamo, la banda dei comuni virtuosi e non virtuosi, come si comporta anche per tipologie di rifiuti. Ebbene, da questo punto di vista c'è da dire che oggi non conta più la percentuale della raccolta differenziata in termini assoluti, conta la qualità della raccolta differenziata, la quantità del riciclo e soprattutto la riduzione a monte del rifiuto. Perché se riusciamo a ridurre quel maledetto sacchetto nero che costa a tutti, costa a tutte le comunità e che rimane sul groppone delle amministrazioni, che poi è il costo reale e pesante delle singole amministrazioni, noi abbiamo fatto un grande lavoro e rifiuti zero diventa la realtà. E poi rifiuti zero è un po' come la linea di Galeano, no? Nel senso che l'orizzonte io lo guardo, mi avvicino all'orizzonte, non lo raggiungo mai, però questo mi consente di andare avanti, di fare dei passi in avanti e quindi di arrivare a quello che è la produzione finale del 92, della terra, della quarta generazione della raccolta differenziata, perché ci sono questi esempi. Tutto quello che è fuori da questa raccolta differenziata è cattiva produzione industriale. Allora entra in campo la responsabilità estesa del produttore. Quello che non posso compostare, utilizzare, riciclare, recuperare, tu non me lo devi produrre. Tu, industria, non devi più produrre il rifiuto. Dal basso, come dice Rossano, il grassroots, cioè la comunità che spinge le industrie a cambiare tipologia, a ridisegnare il sistema degli imballaggi. E quindi quando arriviamo a questo avremo risolto il problema delle comunità. È un discorso che può sembrare luce abbastanza utopistico, ma è un discorso reale che chiunque amministra un minimo di comunità si rende conto che poi alla fine è lì il tappo. Le parti fondamentali di un discorso anche legato alle comunità che hanno detto rifiuti zero oggi sono
circa 247 comuni in Italia dove del Sud di Zero, abbiamo circa 5.200.000 abitanti che fanno parte di queste comunità, alcune di grande virtuosismo, alcune medie che hanno iniziato il percorso e hanno realizzato qualcosa, altre che adesso in luce gettano il cuore oltre l'ostacolo e stanno portando avanti con difficoltà. Però mettere in campo quello che si chiama osservatorio significa mettere insieme in unico percorso l'amministrazione, che è sempre il decisore iniziale e finale del percorso, e poi le comunità, le associazioni che sono vicine, la parte, la società in house o privata che gestisce la raccolta, per eliminare quelle che sono le incertezze e gli ostacoli che fanno arrivare a quello che l'amministrazione si prefigge come punto di raccolta differenziata. Questo significa lavorare in sintonia e in simbiosi per raggiungere i risultati. Sono punti molto semplici, molto basilari, che ho ascoltato anche con grande interesse dai sindaci e dagli amministratori. Abbiamo un problema da anni che stiamo cercando di spingere anche il CONAE, quindi tutti quei consorzi di filiera, affinché tutta la parte che si riesce a recuperare in termini economici venga restituita alle comunità, perché le comunità hanno bisogno da questo punto di vista. Siamo ancora in una fase in cui ogni tanto facciamo degli emendamenti al protocollo ANCI-CONAI, cerchiamo di spingere sempre più affinché il CONAI distribuisca sui territori queste risorse. Anche l'ultima proposta di legge che abbiamo fatto, presentato in Parlamento, che poi si è bloccata da questioni di carattere procedurale, che speriamo venga portata avanti e che possa alla fine riportare nel giusto circuito, anche in rapporto a quello che succede in Europa. Sapete tutti che il pacchetto della circolare economy Barroso è stato sostituito da quello Juncker, ma è bloccato attualmente al Consiglio d'Europa. Tutte cose che speriamo negli anni, con la spinta dal basso delle comunità, dal basso delle comunità virtuose, possa poi alla fine far cambiare anche le politiche superiori. Tre cose semplici anche per dire come ci stiamo muovendo sui territori, almeno qui in Campania. C'erano presenti prima i dirigenti scolastici, con la direzione scolastica regionale, non si chiama più il provveditore agli studi, come si chiama dirigenza scolastica regionale, la francese, abbiamo istituito e stiamo perfezionando un protocollo d'intesa affinché da gennaio partono in via sperimentale 8 scuole in Campania, due per ogni provincia, verso il Sud di Zero, in cui ci sta tutto quello che aveva elencato prima la dirigente di Sanno. Se questo percorso va avanti, lo allargheremo a buona parte delle scuole della Campania, che diventerà praticamente materia anche legata ai discorsi dell'economia. L'altro aspetto è molto importante, proprio la settimana scorsa abbiamo firmato un protocollo d'intesa insieme a Legambiente con la Federparchi nazionale, la Federparchi è la comunità dei parchi nazionali in Italia, in cui tutti i progetti che la Federparchi avvalerà in termini di ecofeste, in termini di sagre, in termini di organizzazione sociale nei comuni dei parchi, il primo sarà il Parco Nazionale del Vesuvio, con cui firmeremo questo protocollo, dovrà avere la caratteristica di ecosostenibilità, cioè dovrà mantenere tutte quelle che sono le caratteristiche tipiche di una raccolta differenziata fatta a puntino. Comunità che la fanno e comunità che non la fanno, quindi avranno l'obbligo da questo punto di vista anche dell'uso dei materiali che possono essere poi riciclati, quindi anche questo è un passaggio. Mi diceva giustamente qualcuno che è molto difficile che poi ti seguano, beh, a quel punto saranno le stesse comunità di parchi a dover sanzionare quelli che poi non mantengono questi impegni, e la Federparchi Samuli si è preso l'impegno che questo discorso lo porterà in National Park Europe, che sarà poi la comunità di parchi nazionali d'Europa, a poterne fare anche un uso proprio. Quindi per dire questo percorso come oramai sta andando avanti. Per l'anno prossimo abbiamo due iniziative molto importanti, molto grosse, le faremo insieme a gruppi della Campania. Uno si chiamerà Bracciamo Vivara, l'abbiamo presentato con l'ammiraglio, non ricordo il nome, il responsabile ovviamente del Capitale di Porto del Sud Italia, per cui c'è questo isolotto di Vivara che fa parte del parco marino di Vivara, in cui insieme ai crocieristi della Costa Crociere, la Costa Crociere in un anno porta a bordo dai 4.800.000 ai 5.200.000 di crocieristi, due città di Roma praticamente, se vogliamo metterle insieme. Ebbene, si è impegnata nella filiera di queste crociere a organizzare probabilmente per l'8 settembre
questo Guinness dei primati per abbracciare tutti insieme l'isola di Rivara e per dare un segnale verso la ecosostenibilità partendo dal mare, partendo dalle risorse marine e partendo dal, dagli scarti che purtroppo molte volte il mare prende delle nostre miserie e incapacità a gestire la parte dei rifiuti. L'altro riguarda il Vesuvio, il coro del Vesuvio, cioè uno dei punti più importanti del mondo, più ricordato al mondo, in cui abbracceremo a una certa altezza il coro del Vesuvio per dare un segnale forte che la sostenibilità, l'economia circolare e la COP21 e la COP22 dovranno portare avanti, che riguarda il futuro delle nuove generazioni. È un segnale, diciamo, che diamo anche oltre la questione del rifiuto, ma che la questione dello scarto e della buona gestione dei materiali post-consumi diventa fondamentale in questo aspetto per l'abbassamento del CO2 e del climate change. Voglio dire, iniziative che poi metteremo sul territorio, che ci confronteremo con i sindaci, daremo tutto l'appoggio che potremo dare ai sindaci che vogliono per fare questo percorso e soprattutto chiederemo ai sindaci anche di farsi, come dire, specchietto per l'allodole per le comunità vicino, per contaminare questo passaggio, perché diventerà comunque uno degli elementi fondamentali per far passare la campagna della monnezza alla campagna delle virtuosità. E ci crediamo in questo progetto, lo stiamo portando avanti oramai da circa 9 anni, dalla carta di Napoli, che Zero Waste Italia è nata a Napoli, con la carta di Napoli, con la firma del protocollo di Paul Collett nel 2008, in piena emergenza di rifiuti. Ci sono classi dirigenti nuove, ci sono sindaci giovani che vogliono scommettere sulle proprie comunità, c'è tanta energia in giro, c'è una cittadinanza attiva, consapevole e partecipe che dà una mano e che molte volte è anche più avanti della stessa politica, e quindi su tutto questo noi dobbiamo scommettere e impegnarci affinché facciamo cambiare questo paradigma. Grazie del vostro contributo, grazie per l'impegno, grazie per quello che fate con l'amministrazione e sappiate che potete sempre votare su di voi.